Grazie, grazie, grazie. Ma lo spettacolo non è iniziato, non vi preoccupate, l'applauso lo facciamo tra un po'. Posso staccare il microfono da qui, chiedo la tecnica, o subito cominciamo malissimo, no? Grazie, tanto siamo tra amici, quindi. Ammesso che ci riesca, o me lo do in faccia. Ecco, ce l'ho fatta. Buonasera, benvenuti. Tra poco comincia il torneo nell'ambito del Festival delle Scienze di Roma. Io sono Francesco Lancia e voi non avete idea di che cosa state per vedere, giusto? Quanti hanno idea di che cosa stanno per vedere? Alzate la mano. Solo una persona laggiù, ma gliel'ha alzata l'amico, quindi direi proprio di no. Intanto benvenuti, grazie per essere qui, grazie per aver scelto, invece che andare a ballare, anche perché comunque si può fare poco, di essere venuti qui a sentir parlare di scienza, perché questo lo faremo in un modo un po' particolare. Faremo infatti un torneo che è una sfida, una gara fra 8, in questo caso, personalità della scienza, 8 Nobel mancati, e tra un po' ne parleremo meglio. Prima però facciamo al volo due chiacchiere. Questo è il Festival delle Scienze di Roma, è pieno di eventi, quindi vi suggerisco, quando abbandonerete la sala, spero quando sarà finito lo spettacolo e non durante, informatevi sul tabellone su quali sono gli altri eventi. E salutiamo anche tutti quelli che ci stanno seguendo, non so se siamo ancora in streaming, ma che noi lo facciamo lo stesso nel dubbio, sulla pagina del Festival delle Scienze di Roma. Tra pochissimo cominciamo, abbiamo due ospiti, due pezzi grossi, mi permetto di dire, della fisica, che ci accompagneranno in questa sfida, e avremo drammaticamente bisogno di voi, perché alla fine, come dice il sottotitolo di questo show, ne resterà soltanto uno, ne rimarrà soltanto uno, e sarete anche voi a decidere per ogni sfida quale elemento proseguirà il turno e quale invece dovrà dire addio alla possibilità di vincere il titolo finale. Come state? Possiamo fare di meglio. Come state? Bene, anche perché avete la mascherina, quindi si sente ancora meno. Io ogni tanto potrei venire a chiedervi delle cose, ma per motivi, non so se avete sapito, c'è una pandemia e nuove varianti che bussano alla porta. Per questi motivi non posso passarvi il microfono. In più voi avete la mascherina, quindi qualora doveste dire qualcosa, ed è uno spettacolo ad alta interazione, quindi sentitevi liberi di farlo, educatamente, dovete alzare un po' la voce, altrimenti non vi si sente. Poi io ripeterò a favore di chi sta a casa quello che avete detto. Però sentitevi liberi, ne possiamo parlare. L'idea è quella di divulgare insieme giocando, perché alla fine è questo che si fa qui al Festival delle Scienze di Roma, cercare di divulgare scienza, che, non so se avete notato anche questo, ce n'è un sacco bisogno. Quanti di voi sono scienziati? Alzate la mano, facciamo questo piccolo sondaggio. Che bello, nessuno. Ah sì, no, ce n'è uno qui, di fisica. Ti occupi di fisica. Oh, correggili, se dicono qualcosa che... Sono tuoi professori, sono tuoi insegnanti? Ex colleghi, perché adesso non lo sono più. Hai smesso tu di fare fisica o hanno smesso loro di fare fisica? Ti sei spostato tu, perfetto. Però allora, a maggior ragione, ma correggili, ma tanto non mica ti danno loro lo stipendio. Quindi tu, se dicono alza la mano, io vengo da te, ti terrò... Io non ne so nulla, cioè ne so poco in realtà. Ti terrò come notaio, ok? Quindi se ti accorgi che hanno detto una cosa, tu alza la mano. Avete capito, ospiti? Abbiamo un notaio, un correttore che sarà pronto a bacchettarvi. Invece ci sono studenti di materie scientifiche, le cosiddette STEM. Ci sono? Nessuno. Perfetto. Ci sono parenti dei due relatori che sono... Eccola. Parente di lui o lei? Non diciamo ancora i nomi. Lui? Correggilo anche tu se sbaglio. Sei esperta del suo campo, no? No, però comunque tu nel dubbio correggilo. Fa sempre bello. Correggilo. E invece appassionati di scienze? Oh, beh, se no direi... C'è qualcuno però che non alza la mano, quindi io sono curioso. Tu, sì, tu, con il maglione di son daltonico, quindi non ti so dire. Non sei appassionato di scienze? Hai alzato la mano in ritardo, furbetto. Qual è la tua scienza preferita? Ci devi pensare quel quarto d'oretta, eh? Eh sì, la fisica, di la fisica, che caschi bene stasera. Professori, poi lo interroghiamo questo ragazzo qui. Come ti chiami di nome? Michele, perfetto, poi veniamo a vedere se hai studiato. Quanti appassionati di fisica ci sono? La Peppa, tantissimi. Chi è invece? Ce n'è uno che proprio non gliene frega niente di scienza, è venuto qui perché pensava ci fosse Einaudi al piano?
Oh, a lei non gliene frega niente del mondo delle scienze. Perché è qui? Ha perso una scommessa, l'hanno trascinato. Eh? Era gratis? No, non è vero, peraltro. Come mai è qui? Colpa di lei. Che cosa ha fatto, signora, per trascinare... No, scusi, non vedo niente da qui, quindi perdonatemi, potrei fare delle gaffe. Signora, sì, cosa ha fatto per portare lui qui? Ha proposto un invito. Beh, l'ha accettato. Beh, poteva andare peggio, eh? Poteva portare a vedere, non lo so, un'altra puntata del torneo con altra gente meno in gamba dei nostri due ospiti, per esempio. Questo è un format nato durante la quarantena, era il 9 marzo 2020, sembra 12 anni fa, invece un anno e mezzo fa, quando ci hanno chiuso in casa, e insieme a un gruppo di amici abbiamo creato un format che si chiamava Tutti a casa. C'eravamo io, Valerio Lundini, Francesco De Carlo, Edoardo Ferrario, insomma tutta una nuova generazione di comici. Abbiamo cominciato a fare delle dirette, da quelli poi sono nati tanti altri spettacoli come ad esempio il torneo. Lo vedrete, sono 8 cose che si sfidano tra loro in un tabellone tennistico. Abbiamo fatto sfidare tra loro gli 8 personaggi di Dragon Ball e ne rimase soltanto uno. Abbiamo fatto sfidare tra loro le 8 serie TV, si può fare con qualsiasi cosa. Abbiamo fatto sempre con questi due ospiti di stasera gli 8 elementi della fisica, le 8 tematiche della fisica, e credo abbia vinto il neutrino o il buco nero, uno delle due, non mi ricordo. Il neutrino, vero? Credo che... Le onde gravitazionali, nell'uno e nell'altro, hanno vinto le onde gravitazionali, è vero, in finale con il neutrino, però, se non ricordo male. Oggi non sappiamo ancora, o meglio, la categoria lo sappiamo, ma non sappiamo chi sono gli 8 personaggi che si sfideranno in questo tabellone all'americana. Io nel frattempo sto aspettando che ci diano l'ok per cominciare lo spettacolo. Un'altra domanda per voi. Qual è il vostro... chi è che mi aveva detto che era appassionato di scienza? Rialzate la mano, appassionati di scienza. Ecco, tu. Qual è il tuo scienziat, quindi scienziato o scienziata, preferito? Non saprei, uno ce l'avrai, uno che ti ispira. Tesla, però te l'ha suggerito lui, quindi immagino che sia il suo scienziato preferito. Quindi il tuo scienziato preferito è Tesla, il tuo è Edison, così vi menate poi la sera, no? Tesla anche il tuo. Siete fisici? Ottima questa. Quante volte a settimana vai in palestra? Zero, perfetto. L'avrei detto, occhio e croce, però non volevo essere mancarti di rispetto. Spunta il nostro relatore qui, attenzione, che lo scopriamo. Un applauso, l'avete già visto, ma ormai l'avete visto. Ci siamo, regia, possiamo cominciare? Non ci dicono di no, non ci dicono di sì, rimaniamo in un limbo infinito. Tesla è uno che avrebbe potuto vincere il Nobel? Boh, no, direi di no, non c'era manco forse il Nobel, no, forse c'era il Nobel, il primo Nobel, quando io ho internet lì, senza internet sono finito, quindi non ve lo so dire. Io, come vedete, sono Francesco Lancia, lavoro a Radio DJ, lo vedete da lì, non perché ce l'ho scritto in faccia, lavoro a Radio DJ tutti i giorni dalle 4 alle 5 insieme a Frank Lotta e Chiara Galeazzi, e per 11 anni ho fatto Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa tutte le mattine dalle 7 alle 9. Sono appassionato di scienza, mi piace giocare con la scienza e quindi oggi è una buona occasione per farlo. Come mai siete qui? Io sono a caso, evidentemente. Come mai siete qui? Perché siete amici dell'organizzatrice. Bene. Come mai siete qui? Perché siete amici degli amici dell'organizzatrice. Cioè, sei tu che hai portato tutti, Chiara. Tutti quanti. Perfetto. È realmente così? Ah, pensavo. Pensa che siete tutti parenti, tutte comparse, figuranti tipo il Rai, che applaudono quando c'è uno che dice... Come? Non fanno due. No, non è il cinema. Se vuoi te ne metto un pezzettino, ma poi ci arrestano, credo. Credo che ci arrestino. Come mai siete qui? Pensavamo un dibattito sulla scienza, non lo è. Non lo è, mi dispiace, non è neanche un concerto dei Naudi, no, in qualche modo lo è, una specie di talk show. Io vado da quest'altro lato. Come mai siete qui? Perché siete amici di qualcuno. È lo zio di una delle due relatrici, che beh. È uno zio e fisico, quindi è una roba di famiglia la fisica, eh? Hai capito? Come mai siete qui? Sono curioso, vi voglio conoscere.
curiosità, perfetto, che sarà mal riposta, ve lo posso dire. Sei pronto? Possiamo cominciare carico? Ti vedo carico. Sei già partito. Perfetto. Regia, ci siamo? Sì! Oh, finalmente è arrivato l'ok. E allora, signore e signori, io metto la sigla e vi do il benvenuto a questa nuova... Saluto tutti quelli in streaming, adesso in streaming ci siamo, dalla pagina del Festival delle Scienze di Roma. Signore e signori... chi riconosce questa musica? Che musica è? Nessuno la riconosce? Non è la colonna... Non è... Morto il microfono? Perfetto. Intanto mettiamo la sigla, poi risolviamo. Signori, benvenuti a Il Torneo! Adesso vi ho dato un indizio. Qual era la musica? Di Stellaris? No, ancora, avevo capito prima, ma no, non è la musica di Stellaris. Ci sono nati intorno all'80, 82... Kenny il Guerriero. Chi ha detto Street Fighter? Un punto per te. Bravo che sei venuto accompagnato dall'organizzatrice, ma è così. E allora, signore e signori, io direi di non perdere tempo e invitare sul palco con un grande applauso i nostri due ospiti di questa sera. Professore e professoressa del Gran Sasso Science Institute, Fernando Ferroni e Elisabetta Baracchini, che spuntano da questo lato. Io mi allontano per motivi sanitari. Eccoli là. Li vedete? Benvenuti, prendete pure i microfoni. Come state? Bene, bene. Tutto bene. Tutto bene, bene. Siete pronti a giocare? Non è il vostro primo torneo, ne avete già fatto uno in altra sede, eravamo all'Aquila, però il tema è completamente diverso. Allora, dovete sapere che loro sanno quali saranno gli 8 personaggi che giocheranno il torneo, ma non hanno idea di quali sono le categorie per i quali dovranno dare dei voti. Neanche voi avete idea di nulla come funzioni questo spettacolo, ma tra un attimo lo capirete. Intanto andiamo a vedere qual è il tema di questa sera, anche se l'abbiamo preannunciato. Sono i Nobel mancati, ossia tutti quelli che avrebbero meritato un Nobel ma non l'hanno avuto. Quanto siamo, anzi siete distanti, comincio subito con la prima domanda imbarazzante, professore e professoressa, dal Nobel, voi due? Infinito. Infinito. Infinito, perfetto. Infinito più uno. Infinito più, se è infinito è infinito più uno, che comunque, se non ricordo male, è sempre infinito. Abbiamo scelto... Vabbè, non fa niente. No, ma parliamo. Parliamo dopo. Parliamo, perché infinito, infinito più uno è sempre infinito. No, no, hai ragione, in quella dimensione sì. Bene, cominciamo benissimo. C'è il notaio, laggiù, correggimi, io un po' di matematica ma di fisica zero, però i professori hanno ragione. Allora, abbiamo scelto 8 personaggi della fisica, della scienza, della chimica in generale e li abbiamo selezionati. Questi saranno tra poco messi su un tabellone tennistico e si sfideranno in degli scontri diretti. Come funzioneranno questi scontri diretti? Ognuno di loro collezionerà un punteggio in base a dei voti da 1 a 10 che daranno i nostri professori. Siete in due, quindi dovrete fare per ogni voto una piccola media. Sommeremo il punteggio di ogni giocatore, di ogni elemento, e nello scontro diretto chi avrà il punteggio più alto andrà avanti e alla fine, così facendo, di 8 ne resterà soltanto uno. Cominciamo a conoscere le persone che avete scelto. Vi chiedo in questo caso di non soffermarvi troppo sui dettagli, avremo modo di farlo, ma di darci una breve descrizione, un tipo un chi è, di cosa si è occupato, senza scendere nel dettaglio, proprio pochi secondi per ciascuno. Cominciamo dal primo, conosciamolo, si chiama John Buchholz, e correggete anche eventualmente la mia pronuncia, che è approssimativa. Buchholz. Professore, mi guarda come a dire, ma chi è sto scemo? Lo capisco. Hai presente il sole? Ha presente il sole. Hai presente il sole? Ce l'ho abbastanza presente, sì. Sai come funziona? Bacia i belli e spacca le pietre, questo so. Lui ha detto come funziona. Ah sì?
Ah, quindi è uno che è abbastanza importante. Capiremo poi perché non gli è stato dato il Nobel. Il secondo personaggio, anzi, lei si chiama Jocelyn Bell, pronunciato medio. E cosa possiamo dire di questa scienziata? Allora, Jocelyn Bell è stata la prima a avere, diciamo, una prova sperimentale dell'esistenza di stelle di neutroni, in particolare delle pulsar, che sono queste stelle di neutroni che ruotano molto velocemente ed emettono questi fasci elettromagnetici che arrivano come segnali radio pulsati sul nostro pianeta. Approfondiremo tra un attimo, lo so che al momento qualcuno di voi potrebbe pensare non ho capito niente, ma le approfondiremo tra un attimo. Terzo personaggio, un italiano, Marcello Conversi. Professore. Professore alla Sapienza a Roma, prima a Pisa. Credo che sia la persona che, come ha detto Luis Alvarez, che poi ha avuto un premio Nobel, è quello che ha iniziato la fisica delle particelle elementari. Hai capito, scusate se è poco. Quarto personaggio, Rosalind Franklin. Questa magari è forse un pochino più conosciuta al grande pubblico. Lei come no? Ha partecipato, diciamo, alla scoperta del DNA, alla definizione del DNA come doppia elica. Bene, bene, mi sembra importante, ne parleremo ovviamente ogni volta che ci spiegano perché sono qui. Vi chiedete come mai non hanno vinto il Nobel, e l'idea è proprio spiegarvi perché questa sera questa cosa non è successa, o meglio in passato. Lise Meitner ha spiegato a Hans Strassmann, che poi hanno preso il primo Nobel, che cosa hanno scoperto, cioè la fissione nucleare. Aspetti, cioè quindi lei ha spiegato a un premio Nobel quello che hanno scoperto. Esatto. E il premio Nobel non l'ha vinto lei. Esatto. Okay. Capiremo perché anche di questo. Sesto personaggio, la sindone, signori. No, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Mendeleev, questo magari è davvero conosciuto, la tavola di Mendeleev, la tavola periodica, gli elementi che appunto mette tutti gli elementi che conosciamo lungo alcune leggi di periodicità a seconda della composizione dei vari atomi. Aspettate che c'è subito il primo intervento del pubblico. Dica, dottore, dica, non ti sentire giudicata solo perché hai interrotto un professore ordinario, anzi associato al Gran Sasso Science Institute, di pure. Non ha detto niente, va bene, è il fidanzato che la mette in mezzo. Settimo personaggio, Giuseppe, detto Beppo Occhialini. Gli hanno dedicato anche un satellite che si chiama Beppo Sachs, e ha partecipato alla scoperta del positrone e sicuramente ha scoperto il pione. Che è il pione, che è collegato con quello che faceva Marcello Conversi, ma poi magari lo spieghiamo meglio. Il pio, non ho mai sentito nominare il positrone, sì, più o meno, ma il pione, un pulcinone. Va bene, andiamo avanti con l'ottavo personaggio, Vera Rubin. Se ti consola, il pione è il padre del muone, non so. Il pione è il papà del muone, sono ancora più confuso di prima, ma avremo tempo. Vera Rubin, ottavo personaggio. Vera Rubin è stata quella che, studiando la rotazione delle galassie, ha dato una, diciamo, prova molto forte dell'esistenza della materia oscura nell'universo. Allora, con calma, adesso ci arriviamo. Intanto è colei che è collegata, a quanto pare, alla materia oscura, e nonostante questo non gli è mai stato assegnato un Nobel. Bene, è il momento di approfondire un po', e lo facciamo facendoli sfidare tra loro. Prima però dobbiamo fare, con la tecnologia che ci aiuta, un sorteggio per vedere come funziona il tabellone. Quindi adesso vi chiederò, gentile pubblico accorso, di urlare da lì dove siete un numero da 1 a 8. 7, ho sentito 7, quindi lassù, in alto a sinistra, va Giuseppe Occhialini. A questo punto un numero da 1 a 8 tranne il 7. 3, ho sentito il 3, e quindi c'è subito una sfida tutta italiana, perché abbiamo Marcello Conversi contro Giuseppe Occhialini. Un numero tra 1 e 8 che non siano 7 e 3. 2, ho sentito un 2, quindi abbiamo Jocelyn Bell in quella parte del tabellone, e un altro numero. 5, ho sentito 5 per primo, contro Lise Meitner. Quindi una sfida tutta al femminile per la parte bassa a sinistra del tabellone. Ancora altri numeri da 1 a 8. 3 è stato già detto, ho sentito 4, quindi Linda Franklin va nella parte, Rosalind Franklin va nella parte in alto a destra del tabellone. E, sto facendo un disastro, aspettate, ho messo due volte la stessa persona, ma adesso correggo. Un altro numero da 1 a 8. 6, ho sentito 6, e quindi Rosalind Franklin va a sfidare Mendeleev.
Quindi una sfida tutta matta nell'angolo in alto a destra del tabellone. E poi a questo punto rimangono le ultime due accoppiate, ossia Bacall, si pronuncia così, professore, una volta per tutte, così me lo fisso Bacall. In testa. Bacall, grazie. Qualcuno dal pubblico aveva detto Bacall e io mi ero fidato. Contro chi rimane? Rimane Vera Rubin. Contro Vera Rubin. Allora, andiamo insieme a vedere quali sono gli accoppiamenti finali, o meglio iniziali per questo tabellone. Giocano Giuseppe Occhialini contro Marcello Conversi. Jocelyn, c'è un applauso, mi piace, adesso li fai tutti però questi applausi. Poi Jocelyn Bell contro Lise Meitner, grazie. Rosalind Franklin contro Dmitry Ivanovich Mendeleev. C'è già un preferito? Ti piace Dimitri? Vuoi che vinca Dimitri? Magari sì. E poi John Bacall contro Vera Rubin. Io direi di non perdere... Giustamente, non avevamo fatto l'applauso all'ultimo. Non perdiamo tempo e cominciamo con la prima sfida. Giuseppe Occhialini contro Marcello Conversi. Ho visto un pizzico di amarezza nel vedere questa sfida. Perché, professore? Beh, dai, subito. Ci sono due italiani, subito uno contro l'altro. Cioè, non mi pare bello. È così, è un po' come i sorteggi dei mondiali che ci tocca sfidare. È come Italia-Portogallo, poi vedremo. Italia-Portogallo, ci dobbiamo arrivare al Portogallo, però vabbè, magari sì. Allora, come vedete, queste sono le due schede personaggio, direbbe un mio amico nerd. Ci sono tre categorie sulle quali voi dovete dare un voto da 1 a 10. Poi un voto popolare, perché anche voi dovrete scegliere il vostro preferito fra questi due e ovviamente i 5 punti in palio andranno solo a uno dei due. E poi c'è un fattore random, un dado, che viene lanciato da 1 a 6 per creare quella imprevedibilità ed eventualmente rompere i pareggi. Cominciamo da Giuseppe Occhialini. Professore, è il momento di approfondire. Che ha scoperto Giuseppe Occhialini da meritarsi il Nobel? Allora, Occhialini ha fatto due cose fondamentalmente, una insieme a Powell e una insieme a Lattes e Blackett. Lui era un bravissimo elettronico. Fisico-elettronico, non elettrauto. Cioè nel senso no, non era un elettrauto. E quindi riusciva, diciamo, a mettere... ad aiutare chi aveva avuto in qualche modo il rivelatore per vedere queste particelle, metterlo in condizione di poter veramente sfruttare la potenza di questo rivelatore. La prima volta è stato con Powell per il positrone. Okay. E la seconda volta è stato appunto con Lattes e Blackett per il pione. Quindi lui era uno che aiutava questi scienziati? No, non aiutava, partecipava in un gruppo di ricerca dove ognuno ha la sua caratterizzazione. Io so fare questo, tu sai fare quello. Se io non ci metto quello che so fare io, tu non scopri niente, e okay, viceversa. Perfetto. E lui era il tecnico, quello che... Ma dai, è questo tecnico. No, non mi piace questa cosa che l'elettronico è il tecnico. Okay. Va bene, no, assolutamente no. E diciamo le due scoperte sono state tutte e due fondamentali, in realtà quella del positrone meno in un certo senso, perché è stata in qualche modo già era stato visto da Anderson, ma quella del pione direi che è una scoperta fondamentale. Oh, ci soffermiamo un attimo su sto pione, perché ovviamente ha un nome buffo e a me diverte, ok? Quanto è difficile spiegarci in poche parole che cos'è il pione e perché è importante nel rutilante mondo della fisica delle particelle? Betta, diglielo tu. Se è difficile mi dite non lo puoi capire, io non è la prima volta che sento questa frase. Beh, no, allora, cioè la cosa, allora, il pione è importante perché è esistono tre tipi di particelle che sono quelle che compongono, diciamo, la materia comune, ok? Che sono il neutrone, il protone che compongono il nucleo e l'elettrone che gira. E fin qui siamo tutti allineati, giusto? Cioè, l'abbiamo sentito a scuola, sì. Quello che successe da, diciamo, forse dagli anni 30, 40 e poi del Novecento, è che si iniziarono a scoprire tutta una serie di particelle che tipicamente provenivano dallo spazio, quindi sono state scoperte inizialmente con i raggi cosmici, sì, che erano sempre erano particelle, ma che non erano le particelle che esistevano, diciamo, nella materia che noi abbiamo esperienza. Cicciava fuori una particella e dicevamo, e mo questa, esatto, che cos'è? E lo studio di queste tante particelle, tra cui il pione e poi anche il muone, come vedremo con Conversi, ha aperto proprio la strada allo studio, cioè anche alla fisica delle altre energie, allo studio delle interazioni, okay, fondamentali, è quello che ci ha permesso di capire poi quali sono veramente le forze che tengono insieme le particelle che governano, diciamo, l'universo. Nel particolare il pione
è un po', diciamo, quello che ci ha aiutato a capire la forza forte e come appunto i quark vengono tenuti insieme all'interno di alcune particelle. Ok, perché bene, professore. Un applauso, signori, per la professoressa che ha completamente creato sul momento una spiegazione, credo, piuttosto difficile. C'è una mano alzata, davvero, non ci credo. No, non c'era, non c'era. Com'è andata, professore? Ho spiegato bene l'importanza. Bene, sì. Lo chiedevo, visto che è infinito, infinito più uno, io chiedevo all'infinito. E poi in particolare a livello storico questa scoperta di occhialini era molto importante e anche legata a quella di Conversi del Muone, proprio perché all'epoca c'era, diciamo, molta incertezza e in qualche modo si confondeva il ruolo di queste particelle. Infatti all'inizio il pione e il muone in qualche modo venivano confusi, si pensava che fosse un solo tipo di particella. Ecco. Okay. E invece la scoperta poi successiva di Conversi ha anche dimostrato che invece non erano la stessa particella, che quindi il muone non poteva essere responsabile delle forze forti, ma era tutta un'altra cosa. Ok, per forze forti intendiamo le forze che tengono vicine queste piccole particelle dentro a... I neutroni e i protoni. Ai neutroni e i protoni, esatto, perfetto. Allora, mi sembra una scoperta importante quella di occhialini, o meglio, un contributo a una scoperta importante. Che voto... Se posso dare, no, anche certo. Un'altra cosa, cioè l'importanza anche della scoperta di occhialini è stato il metodo che lui ha sviluppato, quello delle emulsioni. Cioè lui ha sviluppato il tipo di rilevatore con cui sono stati capaci di osservare il pione. È stato lui, no? È stato Occhialini che ha sviluppato questa cosa. E adesso questo tipo di emulsioni... Mi sta guardando con disprezzo, io no. Lo dico, è evidente. Sì. No. E queste emulsioni vengono ancora usate in esperimenti di oggi, cioè sia in esperimenti che studiano i neutrini o anche esperimenti che studiano la materia oscura. Queste emulsioni si chiamano? Perfetto, che è un lastre fotografiche. Perché l'avete chiamata emulsioni? Perché sono le lastre fotografiche, si fanno con le emulsioni. Professore, pensavi di cogliermi il fallo, invece mi sono dato una domanda come Marzullo e mi sono fatto una risposta. Che voto diamo da 0, da 1 a 10? Per darvi un'idea, scala dei valori, contributo alla scienza, 1 è Povia, 10 è Einstein. 7, un bel voto, un 7 per le scoperte di Giuseppe Occhialini. Veniamo alla difficoltà, dove per difficoltà si intende un accenno di biografia. Che vita ha avuto questo Giuseppe Occhialini? Ha avuto una vita difficile, ha avuto una vita facile, ha studiato sciallo e poi, scusate, sciallo è un termine un po' tecnico, ha studiato tranquillo e poi è arrivato alle sue scoperte, o no? È stato un po' più rock? No, rock, non saprei se dire rock. È uno di quelle persone, come dire, che ha dovuto emigrare. Ah, ok. Per trovare la sua strada. Per questo non c'è nulla di male. Uno quindi va, per sua scelta è emigrato, perché è costretto come altro? Uno va a imparare dove la tecnica è più avanzata, dove c'è la possibilità di fare meglio, e questo è comune. Succede anche oggi, magari. Adesso oggi succede... magari perché dalle altre parti forse ti pagano e qui no, però diciamo... polemica, signori, se c'è un ministro in sala era diretto a lui, lo dico. Dopodiché però appunto diciamo la sua vita si è un po' complicata, perché dall'Inghilterra dove stava è dovuto andare in Brasile, e poi in Brasile però era un italiano in un paese che non era alleato durante la guerra mondiale con l'Italia, e quindi diciamo poi... considerato nemico. Esatto, e quindi ha avuto moltissime difficoltà. Ma le scoperte le ha fatte più in Italia? In Inghilterra. Più in Inghilterra o più in Brasile? Più in Inghilterra. In Brasile c'è stato portato dal suo amico Lattes, che era quello con cui aveva fatto l'esperimento che della scoperta del pione, perché Lattes era brasiliano. Ah, ok, perfetto. Veniamo al voto, quindi, direi, da 0 a 10. Quanto gli diamo come voto? Beh, insomma, comunque quando stava in Brasile per un anno si è dovuto nascondere sulle montagne. Beh sì, questa fa parte dell'aneddotica. Ci arriviamo. Nell'aneddota. Però era per argomentare la difficoltà, quindi cioè, comunque non è che gli è stato tanto facile, però... Se volete, nella difficoltà può anche rientrare la storia del perché... Non ha vinto il Nobel, insomma, volendo, perché magari... Guarda, non ha vinto il Nobel perché era italiano. Cioè, non c'è un'altra spiegazione né plausibile né possibile. Perché c'era la guerra e non volevano darlo a un italiano. Okay. E quindi, diciamo, certamente ha sofferto abbastanza. Voto da 0 a 10 per la difficoltà. 7, sempre. Ma sì, 7. 7. 7, gli diamo 7, qui non ho una scala di valori da raccontarvi. Veniamo all'aneddotica, cioè un aneddoto
caruccio figo che riguarda sì. Occhialini? Beh, diciamo, sulla parola figo non credo che sia quello giusto. Ripeto, quelli lo cercavano in Brasile, lo cercavano per internarlo. E lui non per offrirgli un caffè, diciamo. né un posto da professore. E quindi lui si è rifugiato in una capanna sulle montagne dietro San Paolo, dove stava. E ci è rimasto un anno fondamentalmente. E ha continuato a fare fisica? È difficile da fare fisica nella capanna, mi pare estremamente difficile. Non ha costruito un acceleratore di particelle di bambù, no? No, sicuramente guardava il cielo, ma diciamo la fisica... Come Renato Zero, ma anche lui non ha fatto grandi scoperte. Però devo dire che poi i brasiliani sono stati molto carini, perché la montagna su cui stava la capanna l'hanno chiamata Pico Occhialini. Ma va? No. Quindi c'è Pico Occhialini in Brasile? Sì. Dove Pico starà per picco, immagino, esatto. Non è tipo Pico de Paperis che è un titolo. No, è Pico Occhialini. Molto carini. Ok, in Brasile è più famoso che qui, secondo lei? No, è comunque mezzo sconosciuto, uguale. Ok, perfetto. In Brasile è famoso Lattes, ma capisco anche... È famoso? Lattes, il suo collega brasiliano. Ok, che ha vinto il Nobel lui? No, neanche lui ha vinto il Nobel. Ma è famoso perché comunque... Quello era brasiliano, ti pare che il brasiliano vince il Nobel? No, al massimo il mondiale, ma di certo non il Nobel. Il mondiale di calcio, diciamo, sono diverse categorie. Che voto diamo da 0 a 10 all'aneddotica, alle curiosità che riguardano Giuseppe Occhialini? È una bella storia, 8 se lo meglio. Siamo a 8, quindi abbiamo 7-7-8, tutti i voti sopra la sufficienza per Giuseppe Occhialini. Veniamo a Marcello Conversi. Uno ha scoperto il pione, l'altro ha scoperto il muone. Ma un po' che cos'è l'abbiamo capito, però cos'altro ha scoperto, oppure come è giunto alla scoperta del muone? No, come è giunto alla scoperta del muone è una storia particolarmente interessante. Lui ha fatto un esperimento insieme a due colleghi, a Piccioni e a Pancini, e ha fatto un esperimento di nuovo in cui c'è chi ci ha messo l'idea, c'è chi ci ha messo l'elettronica, c'è chi ci ha messo le mani sapendo costruire più degli altri. E quello che stavano cercando era una cosa, diciamo, che si aspettavano di trovare in quel modo. Quindi hanno fatto un esperimento fondamentalmente in cui il risultato tornava con una teoria esistente, per cui questa particella si doveva comportare così. Se non che a un certo punto, Conversi dice, almeno quello che raccontava lui, è che per una questione di completezza, diciamo, per terminare l'esperimento in maniera completa, hanno cambiato l'assorbitore che era di ferro con quello di grafite. Quella delle matite, quella delle così matite. Mi do un tono anch'io. Quella delle matite. E il risultato è stato sconvolgente, nel senso che a quel punto non tornava più niente. Cioè quel risultato era incompatibile con la particella e con la teoria che quella particella aveva alle sue spalle, va bene? Che sarebbe stato il pione, per l'appunto. Per complicarti la vita ti posso dire che a un certo punto è comparso il mesotrone, ma insomma questo ce lo possiamo risparmiare. Quindi in qualche modo questo esperimento, intanto è un esperimento che fa una scoperta, cioè che in qualche modo dice no, guarda, questa teoria è sbagliata, va bene? Scopre di fatto una particella, va bene, che poi viene spiegata successivamente, ma soprattutto è il primo esperimento completo, diciamo, fatto con quelli che si chiamano contatori, cioè con un insieme di rivelatori, un pezzo di elettronica, una cosa in cui alla fine, invece di guardare una fotografia e dici guarda che bello è passata una cosa qui, c'è un contatore che dice 1, 2, 4, 5 e fa dei conteggi. Quindi questo è come oggi poi su una scala mille volte più grande si fanno i grandi esperimenti di fisica. Oh, allora professore, colgo la palla al balzo per farle una domanda più generale, ma come facciamo a vedere se c'è una particella, visto che immagino non ci sia la foto della particella all'inizio, non abbiamo un video in cui dici questa è una particella, come si percepisce che questa è una particella che non ci torna? Prego. Che non ci torna o che è una particella? Una particella, contento, andiamo per... lì abbiamo trovato una particella che c'è una particella. Allora, il modo per visualizzare la particella è farla interagire con la materia, con qualunque tipo di materia. Le particelle interagendo con la materia depositano energia della materia e questa energia si, diciamo, ripartisce, cioè si verifica, si appare in tre canali, calore,
carica, ovvero ionizzazione o luce. Quindi la possibilità di rivelare una particella è rivelando o una variazione di calore o una produzione di luce o una produzione di carica in un certo materiale. Alcuni materiali sono più propensi a produrre carica o luce o calore e alcune tecniche di lettura sono più propense a misurare meglio uno o l'altra, okay. E alcune particelle è più facile vederle in un canale o nell'altro. Quindi tutti i rivelatori di particelle si basano su questa cosa. Quindi voi state lì, fate l'esperimento e ci avete monitorata calore, luce e... Magari potessimo monitorare tutte e tre queste forme, okay, di energia. Tipicamente ne misuri una, quando ne misuri due è meglio, perché poi confrontandole puoi distinguere. Due è meglio che uno. Due è meglio che uno. Lo diceva anche a Corsi in una celebre pubblicità, ma viene prima l'intuizione della particella e poi l'esperimento, o dite oh ma che c'è qui e dice ah c'è una particella? Dipende. A volte fai degli esperimenti per confermare delle teorie e a volte quando fai degli esperimenti trovi cose inaspettate e allora poi hai bisogno della teoria che ti spieghi quello che hai trovato nell'esperimento. E quindi quello che ha fatto Conversi Conversi ha fatto tutte e due in un certo senso. Esatto, questo, perché diciamo voleva misurare una particella le cui proprietà erano apparentemente note e ne ha trovato un'altra. Ok, perfetto. Che voto diamo a questa scoperta da 0 a 10? L'importanza di questa scoperta? Vabbè, insomma. Pure il fatto di aver scoperto la copia del. Cioè il muone, che sia una copia dell'elettrone, il fatto che ci siano repliche. Ma non l'ha scoperto lui, in realtà no, lui non ha capito di aver scoperto il muone. No, però, cioè lui ha scoperto una roba, però non l'ha chiamata muone. No. Ok. Io darei un voto alto perché secondo me solo l'idea, cioè il tipo proprio di esperimento che ha sviluppato, vabbè, questo comunque concetto che diceva il professore del contatto, cioè il primo vero esperimento, chiamerei di fisica, di rivelatori, dove c'è anche una serie di elettronica. No, ma c'è dietro tutta una complessità della cosa, per cui secondo me si merita 8. Mi ricordo 1 Povia, 10 Einstein. Sì. 8. Vabbè, lascia però questa cosa di Einstein, insomma, adesso... E chi ci... chi è il 10, professore? Chi è il 10? Fermi, chi è il 10? No, vabbè, ma insomma... Einstein e Conversi, come si dice, non giocano nella stessa lega, capisci? Capisco. Ecco. Forse è un concetto troppo elaborato per il mio cervello, ma più o meno ho capito cosa voleva dire. Veniamo alla difficoltà. Quanto ha avuto la vita difficile Marcello Conversi? Ma diciamo dal punto di vista della vita non ha avuto una vita difficile, anzi secondo me ha avuto una bellissima vita. Ha fatto il professore a Pisa, dedicandosi allo studio dei calcolatori elettronici, peraltro, che dimostra anche la sua, il suo vasto, diciamo, interesse. Ha fatto nascere la scuola di informatica italiana. Ha fatto questo esperimento fondamentale a Roma, ha fatto successivamente degli esperimenti su, diciamo, negli Stati Uniti. Direi che certamente, a parte l'episodio dell'anedottica, esatto, su cui veniamo dopo, direi che ha avuto una vita tutto sommato tranquilla. Sì, peccato che gli hanno sbagliato l'operazione con cui è morto, ma insomma questo è un problema. Che voto diamo da 0 a 10? 6. Un democristiano 6, mi permetto di dire. Vi invito a essere più spietati, sapete che è il mio compito. Veniamo all'aneddotica, un aneddoto figo, particolare, che riguarda Marcello Conversi e che volete condividere. C'è un aneddoto, è uno forse dei più belli della storia, anche della fisica e della ricerca in Italia, ed è appunto che racconta di questo esperimento che loro stavano portando avanti per la scoperta di questa particella. Loro praticamente lo stavano facendo durante la Seconda Guerra Mondiale, sì, e proprio durante il bombardamento di Roma. Loro erano alla Sapienza e continuavano a portare avanti questo esperimento. Ci fu il bombardamento di San Lorenzo, ci stanno anche dei record, diciamo, di racconti, e loro gli esplosero le finestre, ovviamente la Sapienza è vicinissima a San Lorenzo, e quindi decisero di trasportare l'esperimento in un posto più sicuro. Conversi era amico del preside Virgilio, il Virgilio era vicino al Vaticano, e quindi scelsero i sotterranei del Virgilio per trasportare l'esperimento, e praticamente durante una notte misero l'esperimento, un carretto, durante le bombe che cadevano su Roma, e trasportarono l'esperimento. Cioè lui fu aggiogato al carro per portare il suo esperimento dalla Sapienza. E la cosa bella che uno dice in quel momento, che di tutto c'erano da pensare piuttosto che continuare a fare l'esperimento, perché questi... perché al di là poi del sacro fuoco della scienza, in qualche modo continuare a fare questo esperimento per loro significava anche cercare di mantenere un minimo di normalità in un momento dove la normalità non esisteva più, quindi cercare anche, non so, di aggrapparsi a una vita normale, una vita che fosse, certo, al di fuori della guerra. Ed è bellissimo anche secondo me il fatto che loro abbiano continuato
questo per come dire, per dare un senso al momento che stavano vivendo al di là. Molto bello, ne deduco che l'esperimento non pesasse granché, comunque era una roba trasportabile. C'erano le barre di ferro, cioè non è che era leggero, penso, Un oggetto così in un carretto per le vie di una Roma bombardata, non facilissimo. Sui San Pietrini, poi pensate. Sui San Pietrini, vicino al Vaticano, quindi non potevano neanche lasciarsi andare a male parole. Quindi che voto diamo? Beh no, questo è troppo bello, 10. Che voto diamo? 10, uno degli aneddoti più belli della storia. Un applauso per il 10 che abbiamo ottenuto, cioè il primo 10 della serata. Ok, quindi siamo 22 per Giuseppe Occhialini, 24 per Marcello Conversi. A questo punto entrate in gioco voi, gentile pubblico, vi chiedo un po' di luce in sala perché ho visto che la regia lo può fare e vi chiedo di alzare la mano se volete assegnare 5 punti che potrebbero anche rovesciare completamente l'andamento della gara per Giuseppe Occhialini in base a quello che avete scoperto. Sulla mano, 1, 2, c'è un Occhialini Fans Club lì. 3, 4, 1, 5 e 1, 6. Brutte notizie per voi, alzate la mano se volete che i 5 punti vadano a Marcello Conversi. Bram! Ok, noi assegniamo dunque i 5 punti di questa prima partita a Marcello Conversi, che quindi va a 22 a 29. Il dado lo lanciamo, ma è abbastanza inutile perché va da 1 a 6. Giuseppe Occhialini chiude la sua partita a 23, ben 10 punti sotto Marcello Conversi che va a 33, quindi mi dispiace Giuseppe Beppo Occhialini, ma you lose, hai perso, e quindi andiamo rapidamente al tabellone dove vediamo avanzare alla semifinale Marcello Conversi. Andiamo con la prossima sfida, che riguarda Jocelyn Bell contro Lise Meitner, e a questo punto una sfida tutta al femminile. Professori, cominciamo da Jocelyn Bell e veniamo alle scoperte di Jocelyn Bell. Ma Jocelyn Bell ha avuto una fortuna straordinaria, pochi studenti credo nella storia della fisica abbiano avuto una fortuna quanto quella di Jocelyn Bell, perché era l'alba della radioastronomia e sostanzialmente il suo relatore di tesi, si direbbe oggi, gli ha detto: ma guarda, ci sarebbe da costruire un radiotelescopio, per le basse frequenze, quindi sostanzialmente una serie di antenne radio, molto, non so se hai una foto, però delle antenne radio sono tipo forse quelle che c'hai sopra. Forse la recupero, e dovrebbe essere questa. Quello lì a destra, no? Ha detto c'è da costruire un sistema di antenne radio abbastanza esteso, perché così riusciamo a diminuire il rumore, a migliorare eventualmente la ricezione del segnale. Guarda, questo è il buono d'acquisto, vatti a comprare 200 km di cavi, di fili, e vai a costruire il radiotelescopio. E lei, diciamo, voglio sperare con l'aiuto di qualcuno, ma non del suo professore, che giustamente faceva il professore, quindi stava seduto dietro la scrivania, ha costruito il radiotelescopio. Che è proprio questo che vediamo qui. Esatto, dopodiché, quella è lei, e dopodiché si è messa, diciamo, avendolo costruito ed essendo probabilmente l'unica che capiva come funzionava, si è messa a guardare. Prima vede cose del tutto normali, poi a un certo punto appare il segnale misterioso. Oh, perché lasciamo la suspense qui. Per capirci, il radiotelescopio è un'antenna che scruta lo spazio, solo che... sta ferma, sì. Vabbè, ho fatto il gesto così, ma mi è venuto naturale. Sta ferma, guarda lo spazio, e invece di guardare la luce, guarda le onde elettromagnetiche. I segnali radio. Perfetto. Cioè, se c'è una trasmissione radiofonica dell'alieno che sta su Alfa Centauri, noi possiamo sentire le stupidaggini che dice l'alieno. Spero che le nostre non arrivino a lui, perché altrimenti verremo classificati come sottospecie non umana. Ci ha provato Eugenio Finardi, senza successo. Ma che cosa ha scoperto Rosalind? Un segnalino che capitava ogni pochi secondi, un secondo e mezzo credo tra l'altro, e che durava pochissimo, che è quello che vediamo, è quel segnalino CP 1919, e continuava sempre tu capisci bene che questa cosa che viene dallo spazio ti mette un po' d'angoscia. Certo. Allora lei è andata al professore, gli ha detto: guarda che qui c'è una cosa che aiutami a capire. Il professore ha detto: ma la sapete, sei sbagliata, avrai sentito la radio del vicino. No, Radio Maria, probabilmente. Hai detto proprio così, hai sentito la radio del vicino. Radio Maria.
Radio Maria, insomma, cosa del genere. E dopodiché ha detto: no, ma vieni a vedere meglio. Dopodiché è arrivato, ha detto, il professore ha detto: gli alieni, abbiamo trovato gli alieni. Certo, abbiamo trovato gli alieni. E poi, insomma, diciamo, studiando un po' di più, osservandone un altro e poi un altro ancora, da altre direzioni hanno capito che ci sono questi oggetti nello spazio, questi mostri, va bene, che sono sostanzialmente delle stelle di neutroni, che sono una massa, è come il Sole, pesano se vuoi come il Sole, ma sono una decina di chilometri. Di coso, e quindi girano molto velocemente. Perché intorno alle stelle di neutroni si forma un campo elettromagnetico che ha una qualche direzione preferenziale, che manda un fascio, diciamo, di radiazione in una direzione. Siccome di stelle di neutroni ce ne stanno milioni di milioni, ogni tanto capita che uno ci spara addosso. E quindi loro si vedevano quello che ci spara addosso. Avrei preferito gli alieni, ma comunque una... Quindi lei è stata veramente la studentessa più fortunata del mondo, però poi l'ha pagata cara. Come si dice. Perché l'ha pagata cara? Perché per un Nobel l'hanno dato al professore. E non a lei? No. Ovviamente. E lei lasciamo sedimentare questa notizia nel pubblico. Quindi cioè, la scoperta l'ha fatta lei, ma il premio Nobel l'ha vinto il professore. Però questo a volte si dice, perché lei era la studentessa di dottorato, il professore, a volte si dice, cioè, non è l'unico caso in cui abbiano dato il Nobel al professore e non ai dottorandi che lavoravano. Che lo hanno scoperto. Hai capito? Quindi è importante scegliere dei bravi dottorandi, direi, professori all'ascolto. Che voto diamo da 0 a 10 alle scoperte di Jocelyn Bell? Beh, stelle di neutroni è una bella scoperta, 8 direi che se lo merita pienamente. Si chiamano Pulsar, che però mi dicevate che il nome non l'ha dato lei, il nome Pulsar. No, ma comunque, le poteva chiamare anche Giuseppe, voglio dire, non è che cambiava la sostanza. Sarebbe stato meno inquietante, ho scoperto Giuseppe nello spazio. Vabbè, comunque, veniamo alla difficoltà della vita della Jocelyn Bell. Una persona tranquillissima, direi. Sì, lei non tra l'altro lei non ha neanche mai, diciamo, come dire, criticato il fatto che non le sia stato dato il Nobel. Lei stessa ha detto: io ero la studentessa, lui era il professore. Funziona così. Sì, è anche vero che ha detto che all'epoca era normale che si aspettava che una ricerca le faceva, c'era un grande che aveva l'idea e poi aveva degli schiavi, soprattutto, che facevano il lavoro sporco. E lei ha fatto questo. Però in questo caso neanche l'idea aveva avuto lui. Cioè, vabbè, no, a parte che è stata una scoperta casuale. Beh, diciamo che lui, il suo professore, aveva avuto l'idea di costruire questo tipo di radiotelescopio. Era stato quello che, anche se penso si fosse inventato, diciamo, la tecnica, avesse avuto l'idea di farlo anche così grande per riuscire a vedere certi segnali. Quindi, se vogliamo, il Nobel gli hanno dato più per la tecnica che magari per la... Okay. Per la scoperta. Ma al di là della mancata vittoria del Nobel, l'hanno un po' celebrata poi o in vita? Beh, o c'è, voluto tanto tempo per lei per avere un riconoscimento accademico, perché poi lei ha avuto il figlio quando sostanzialmente l'anno della scoperta, e non le hanno dato una cattedra per un bel po' di tempo. Dopo diciamo è stata riconosciuta in tutto il suo valore, però ripeto è stata sempre una persona estremamente modesta, una persona che ha raccontato la sua storia senza dire mi hanno fatto un torto, ha detto beh certo poi le donne, insomma, gli uomini vincono i Nobel, le donne fanno i figli. Sì, lei ha detto questa frase, sì, le donne fanno i figli, gli uomini vincono i premi Nobel. Questa è c'ha una punta, come dire. Però velatissimo retro. Però è il massimo che ha detto. Che voto diamo da 0 a 10 alla difficoltà della vita di Jocelyn Bell? In realtà poco. Beh, mi dite voi. Con 6, 7, magari sì. Ma 6, una vita tranquilla, come cantava Tricarico. Scusa, Jocelyn Bell è viva, eh? È viva ancora? Sì, Jocelyn Bell è viva. È l'unica di questi, mi sa. È l'unica di tutti questi. Salutiamola, magari ci sta guardando in diretta dalla pagina del Festival delle Scienze di Roma. Aneddotica, un aneddoto succulento su Jocelyn Bell. Non so se non è tanto su Jocelyn Bell, non so quanto sia succulento, ma appunto parlavi del fatto che all'inizio pensavano che questi segnali delle Pulsar fossero segnali dagli alieni. Sì. Poi ovviamente vedendone più di uno hanno capito che non era così, però la prima Pulsar che hanno identificato l'hanno chiamata Little Green Man, proprio perché... Ah, perché piccolo omino verde in memoria degli alieni. Ok, ma è stata la prima Pulsar identificata è quella quello che ha visto lei l'hanno chiamata Little Green Man. Questa prima che è quella là del voto, quindi a questo aneddoto in generale, alla curiosità che gira attorno alla vita di Jocelyn Bell? Poco? No, nel senso, altri aneddoti su di lei particolari? Non, eh no, perché ripeto, è una persona veramente molto quindi
5. Non siate, siete professori, siate spietati come solo voi sapete essere. Veniamo a Lise Meitner, le scoperte. Io devo dire, non l'avevo mai, faccio ammenda, sentita nominare. Allora, Lise Meitner era una personalità nella fisica nucleare degli anni 30, cioè lei era professoressa in Germania. La prima professoressa di fisica in Germania, cioè una persona estremamente conosciuta. E si occupava appunto di fisica nucleare. Collaborava con Hahn, che era, per anni ha collaborato con Hahn. Ora, Hahn e Strassmann facevano lo stesso tipo di esperimenti che faceva Fermi in Italia. E immediatamente dopo che Fermi prese il premio Nobel, loro, continuando a fare questo esperimento di bombardare l'uranio con i neutroni lenti, trovarono una cosa molto stramba, cioè, siccome erano dei bravi chimici, a differenza di Fermi, che non aveva evidentemente un bravo chimico con sé, trovarono... Lo ha detto, professore, con un velo di odio in questa affermazione. Per chi? No, che ne so, l'ha detto come dire che non aveva un bravo chimico. È un fatto. Difendendo la lobby dei chimici. No. Hahn e Strassmann erano veramente bravi. E trovarono quindi tracce di un elemento che non c'entrava proprio niente, il bario. L'altro elemento che avrebbero dovuto trovare è lo xenon, ma quello è un gas e quindi era improbabile che lo trovasse chiunque. E a quel punto erano perduti Hahn e Strassmann. Lise Meitner non c'era più, perché nel frattempo era successo un piccolo incidente, che lei era ebrea. Credo anche convertita, ma questo sì, non pare che non aiutasse e molto. Ne deduco che siamo intorno al periodo della Seconda Guerra Mondiale di nuovo. E allora lei era riuscita a restare in Germania fino all'anno presente prima di questa scoperta, perché lei era austriaca e non si applicava ancora, diciamo, in maniera, come dire... No, fino all'Anschluss però, mi sa che è rimaste... Però poi c'è stato l'Anschluss e l'Austria, e quindi le hanno dato un passaporto tedesco. Evidentemente lei ha capito che con quello ci doveva andare in Svezia il giorno dopo. Bene, quindi lei è andata in Svezia, per cui lei non ha partecipato di fatto all'esperimento di Hahn. Questo nonostante lavorasse con loro da tanto tempo. Lavorava con loro, ma questa parte conclusiva non l'ha fatta con loro, perché lei stava in Svezia. Però Hahn e Strassmann, Hahn soprattutto, Strassmann non ha mai un ruolo, diciamo, primario in questa storia. Hahn, a quel punto, perduto, senza capire, ha scritto una lettera a lei. Ha detto: Lisa, ma che ho visto? E Lisa gli ha detto: io sto qua su. No, Lisa ci ha pensato un attimo e pare che abbia fatto... No, questo è l'aneddoto. Ci ha pensato un attimo e gli ha dato una spiegazione, che è quella vera. Ma giochiamoci anche l'aneddoto, giusta. Poi vi faccio dare i voti insieme. L'aneddoto è che lei ha cominciato a pensare... lei aveva un nipote che si chiamava Frisch, un altro fisico famoso. E insomma, questi facevano delle belle passeggiate nei boschi in Svezia, sai, in Svezia, boschi, no? Magari c'era pure la neve, cose meravigliose, e parlavano, diciamo, ma che sarà questa cosa? Ha detto: ho capito, va bene. Così, eureka. Eureka, il nucleo dell'uranio si è rotto, grazie a questo neutrone che lo ha urtato, perché evidentemente il nucleo era abbastanza deformato, stava in uno stato deformato per cui bastava una spintarella per romperlo in due, e quindi si è rotto in due che elementi la cui somma dei numeri atomici sarà pari a quella dell'uranio che si è rotto. E questo lei l'ha deduto passeggiando nel bosco. E quindi gli ha scritto a Hahn: ho trovato la soluzione al tuo problema. E Hahn l'ha pubblicamente ringraziata. Ma manco per niente, Hahn ha pubblicato immediatamente questa scoperta, si è preso un premio Nobel insieme a Strassmann, e nella Nobel Lecture, cioè quando tu vai sul palco davanti al re di Svezia, dici: io ho fatto questa grande cosa, non ha citato Lise Meitner. Una personcina a modo, questo. Assolutamente. Credo che ci fossero anche delle serie divergenze ideologiche tra i due, diciamo, perché mi sa che Hahn e Strassmann erano sostenitori, diciamo, del regime in voga in Germania a quel tempo, e Lise Meitner manifestamente Però qui allora mi viene naturale fare una domanda. Sì. Veniva dato il Nobel ai nazisti, quindi, ogni tanto? Ah, certo che sì. Ah, non l'avrei mai detto.
Perché non ho capito. No, perché agli italiani no, ma i nazisti. Ecco, questo sì. Infatti dicevo, perché prima abbiamo detto agli italiani no, perché ma non avevano ancora perso la guerra. Non avevamo ancora perso la guerra. Ok, perfetto. Quindi allora dobbiamo adesso assegnare tutti i voti, perché il racconto lo abbiamo praticamente fatto di tutto, sia delle scoperte che della, forse della difficoltà, no, ma in qualche modo sì. Possiamo dare direttamente i voti. Che voto diamo da 0 a 10 alla scoperta, alle scoperte? Vabbè, di... La scoperta è una delle più importanti che sia mai stata fatta, anche la spiegazione, la sua la spiegazione ha aperto il campo, diciamo, a tutta quella che è anche cosa che lei ovviamente, perché lei poi aneddoticamente viene chiamata la madre della bomba atomica, lei ha rifiutato questo titolo strano, dire, nel modo più duro possibile. Cioè, lei è stata invitata a partecipare al progetto Manhattan ed ha rifiutato di partecipare al progetto Manhattan, che ricordiamo è quello che poi ha creato di fatto la bomba atomica, perché e lei non ha voluto partecipare. Quello che lei ha scoperto fondamentalmente è quello che è la base sia del processo della bomba atomica, ma anche la base delle centrali nucleari, perché lì funziona for dummies, ok, lo spieghiamo per cretini tipo me, cioè un neutrone che arriva al nucleo dell'atomo lo distrugge e parte un altro neutrone, quella reazione a catena, ne partono due, però perché partono due neutroni che distruggono altri due nuclei, ma l'idea è che tu quando spacchi il nucleo comunque guarda produce il giorno energia. Dopo il giorno dopo che, questo articolo è stato pubblicato, Fermi si è messo a costruire la centrale nucleare a Chicago. Ah, ok, quindi tanto per darti, come dire, il, okay. il quindi una scoperta significativa per quel periodo lì. Voto da 0 a 10? 9. Ma abbiamo parlato anche dell'aneddoto, quindi diamo prima il voto dell'aneddoto. Lei che scopre nel bosco invece che un fungo come si divide un atomo. Vabbè, l'aneddoto è modesto, diciamo, non è proprio una cosa fondamentale, quindi 6. Un 6. Non abbiamo parlato abbastanza della difficoltà, forse, della vita di Lisa Mike. Lei è dovuta scappare dalla Germania. Una che è dovuta scappare dalla Germania, andare in Svezia. Ma scappando proprio con quelle cose da spia, cioè che si è incontrata la notte nel treno, ha fatto finta di incontrare l'amico per caso, hanno fatto finta di essere marito e moglie quando hanno passato il confine, insomma. Otto. Una vita piuttosto complicata, quindi abbiamo un netto distacco. Lisa Meitner fa 23, Jocelyn Bell 19. Tocca a voi, gentile pubblico, alzate la mano se in base a quello che vi hanno raccontato, e qui dovete andare a cuore, di pancia, quello che preferite, se la vostra preferita è se c'era già il dibattito e non era Jocelyn Bell, alzate la mano se preferite questa storia, questo personaggio. 1, 2, 3, 4, 5 5 persone, alzate la mano se invece preferite Lisa Meitner. Ti ho visto convintissima. Posso chiederti perché Lisa Meitner? La storia personale. Le storie personali colpiscono sempre molto più delle scoperte. Chi invece aveva votato per Jocelyn Bell? Laggiù. Tu laggiù. Perché avevi preferito Jocelyn Bell? Sono curioso. Perché è in favore dei più deboli. Ottimo. Ma purtroppo i più deboli a volte più deboli rimangono, e i 5... a Lisa Meitner, che quindi di nuovo sgancia in netta superiorità rispetto a Jocelyn Bell, 19 a 28, tiriamo i dadi, ma giusto per completezza, perché non verrà spostato il risultato, e quindi signore e signori, con il punteggio di 32 a 24 a vincere è Lisa Meitner e a superare il turno. Quindi torniamo rapidamente al tabellone e vediamo che la semifinale sarà fra Lisa Meitner e Marcello Conversi, quindi preparatevi che sarà una buona, interessante sfida. La prossima però è un altro quarto di finale ed è Rosalind Franklin contro Ivan Dmitry Mendeleev. Professori, tocca di nuovo a voi. Cominciamo da Dmitry Mendeleev. Cosa ha scoperto? Questa la so, c'ho anche l'immagine pronta. Ha scoperto questa. Più che una tavola periodica non si scopre, si compone. Tusce, è vero, sì. No, se vuoi, quello che ha scoperto è la periodicità di certi comportamenti, cioè la periodicità di come sono fatti gli atomi, e che questa periodicità corrisponde a dei comportamenti simili. Ok, aspetta, spieghiamola un attimo. Cosa intende, professoressa, per periodicità?
Allora, gli atomi sono composti, abbiamo detto, da, per esempio, dal nucleo e dagli elettroni. Sì. Ok. E gli elettroni si dispongono in orbitali intorno al nucleo. Ok. E a seconda di come sono occupati questi orbitali, gli atomi reagiscono in modo diverso a certi tipi di interazioni o hanno interazioni differenti con la materia. La seguo. E, per esempio, cioè, quello che si vede ripetuto da sinistra a destra è un aumento del riempimento degli orbitali. Ok, quindi più andiamo verso destra e più questi orbitali che sono attorno al nucleo vengono riempiti, più o meno, ci accontentiamo. Salutiamo gli amici chimici che sono svenuti in questo momento, ma questo vabbè. Questo è un modo semplice per, diciamo, per raccontarlo, in realtà ci sono delle periodicità e delle, diciamo, delle strutture più complesse all'interno della tavola periodica, questa è la cosa più, diciamo, più semplice. D'accordo. Però diciamo, la sua capacità non fu tanto, cioè la periodicità dei comportamenti di alcuni atomi era qualcosa che era già stata scoperta, però non si riusciva a comporre una tavola, diciamo così, perché alcuni elementi non erano ancora stati scoperti, quindi se tu provi a mettere le cose in una tavola c'erano dei buchi e qualcuno diceva vabbè, allora ho sbagliato, certo. Mentre la sua intuizione fu che i buchi erano semplicemente di materiali che non erano ancora stati scoperti e anzi proprio sfruttando queste leggi di periodicità lui corresse pure alcune proprietà che si pensava all'epoca che avesse l'uranio, vabbè, insomma alcune cose del genere, quindi la sua intuizione fu dire no, non stiamo sbagliando a descrivere questi elementi tramite queste proprietà, semplicemente alcuni elementi non li abbiamo ancora scoperti. Testardo, quindi... direbbe qualcuno, o convinto russo, russo esatto, convinto delle sue cose. Ma quanto era vuota questa tavola quando l'ha scoperta lui? Parecchio? No, tu... non era parecchio vuota, però ci mancavano tutti degli elementi. Con... degli attivi, ah, beh, c'erano, tutti... non è, cioè, isotopi, c'erano dei buchi, dei buchi interessanti. Che poi sono riusciti a riempire perché lui... ma la cosa... grave è che un buco riempito è stato un premio Nobel. E lui che ha fatto tutta la tabella per i buchi non si è preso il premio Nobel. No, c'è un buco suo che è il Mendelevio. Vabbè, contenti, il gioco da tavola del premio Nobel. Gli hanno messo il nome però, il Mendelevio. Il Mendelevio, vabbè, ma tanto a tanti comunque, hanno dato... Comunque sì. Lui doveva essere stato un fenomeno perché aveva 16 fratelli e sorelle, no? 16 fratelli e sorelle. Immagina se dovevano fare la didattica a distanza. Mamma mia. E lo si vede anche un po' dalla foto che aveva 16 fratelli, secondo me non sembra proprio serenissimo. E ha scoperto altro oltre a questo? Principale, chiedo, o qualcosa di particolarmente rilevante, probabilmente qualcosa ha scoperto, però insomma lo ricordiamo per questo, per la tavola periodica. Beh, questa è la sua scoperta, diciamo, è la sua cosa fondamentale. Poi è diventato direttore dell'Istituto di Meteorologia russo. Ma ci sono le leggende sulla vodka, ma insomma... Ci sono le leggende sulla vodka e io l'avevo trovata, signori, la vodka Mendel, che esiste, è vero, certo. Cioè, questa esiste, ma non l'ha inventata lui la vodka, anche se la foto un po'... Vabbè, però, che voto diamo da 0 a 10 alle scoperte di Mendeleev? Mendeleev ha fatto una scoperta veramente fondamentale. 9, secondo me, sì. Bene, poi, veniamo alla difficoltà. Che vita ha avuto? E di nuovo la foto ci dice che è una vita facile. Ma secondo me dopo che è uscito dalla famiglia... Per essere un russo ottocentesco... Esatto, anche troppo buona gli è andata. Per essere un russo ottocentesco è vissuto relativamente bene, insomma... Come dire, il governo non è che gli volesse un granché bene. No? Ma perché questo lui... un po' i russi lo fanno, i russi lo fanno con i propri cittadini in generale. Ah, no, vabbè, ma lui non credo che fosse molto, diciamo... Come filo dire, governativo. Non fosse molto zarista. Come... Ah, ok. No, la difficoltà vera che ha avuto è quella del matrimonio. Cioè? Si è risposato e voi direte... Vabbè, succede, non è un dramma. Già, ma... Non era divorziato quando si è risposato. Ha due mogli. Era bigamo. Ha fatto la tavola periodica delle mogli, quindi le ha messe tutte in fila. In qualche modo. E si dice, e così abbiamo anche, diciamo, l'anedottica, si dice che il premio Nobel non gli sia stato dato per questo. Ah, morale, una rivincita. Bigamo! Bigamo. Siamo parlando della fine dell'Ottocento, dell'inizio del Novecento. Ti pare che si dà un premio Nobel bigamo russo? Piuttosto a un nazista, ma a uno con due mogli... Già bravo, così, esatto. Bene. Direi che questo e anche la foto ci dice che due mogli effettivamente le aveva. Che voto diamo da 0 a 10 alla difficoltà della vita di Dmitri Mendeleev? Ha studiato all'estero, ha avuto tutte le possibilità. Sei. Sì, ha avuto due matrimoni, ma non è abbastanza per essere paragonato a chi è scappato dal Reich. Veniamo all'aneddotica, l'abbiamo già detto. Le però due mogli... il bigamo è un caso interessante. Adesso, se state al bar con gli amici, ma lo sapevi che Mendel è vera bigamo? Magari ci rimorchiate, una moglie può darsi. Che voto diamo quindi da 0 a 10 all'aneddotica di Mendeleev?
No, forse la cosa più divertente è quella della vodka, ma non è neanche... Cioè, non abbiamo la conferma, no, che abbia, no, pare che abbia stabilito lui il grado della vodka, quindi... Ok, allora chiediamo se c'è in sala qualcuno che può, degli organizzatori, che può assicurarsi che tutti tengano la mascherina, grazie. Da qua si vede adesso che tutti la tengono. Ma poi tra l'altro al Festival della Scienza venite senza mascherina, maledetti. Cioè, capisco al Festival della pseudoscienza, ma al Festival della Scienza no. Ma sì. Bene, va bene, veniamo quindi al voto dell'aneddotica. Sei. La bigamia non è così La bigamia non è così forte. Veniamo a Rosalind Franklin, parente di... Benjamin Franklin, non lo so. Non ce lo siamo mai chiesto. Adesso cerco su internet mentre voi ci raccontate le scoperte. Penso che Franklin fosse un cognome molto diffuso, tipo Rossi. C'era anche un presidente, credo. Ah, c'aveva un caratteraccio. Sì, Rosalind. Credo che tutte le sue disgrazie siano state che non aveva proprio un bel carattere. Ma lei? Siamo sicuri che dicevano che non aveva un bel carattere perché era donna? Se fosse stato un uomo, magari avrebbero detto che era... una che non si imponeva. Credo, però vabbè, ricordiamoci comunque, questa cosa. Diciamo che, mettiamola così, probabilmente ha rifiutato delle collaborazioni che se avesse accettato in maniera un po' più amichevole le avrebbero fruttato meglio. Il vero problema di Rosalind Franklin è che ha fatto un grande lavoro ed era probabilmente la miglior cristallografa dell'epoca, cioè usava i raggi X come nessuno sapeva fare, e questo è stato, diciamo, veramente il suo grandissimo contributo alla cosa. Solo che per la scoperta del DNA lei era necessaria in qualche modo, perché diciamo alla fine trovare la struttura, se vuoi fare la fotografia della doppia elica, l'unico modo per farla a quel tempo era fare una fotografia a raggi X. Allora aspetta, tante informazioni. Allora, lei ha studiato il DNA, quindi, Rosalind Franklin? Lei era una cristallografa. Cristallografa, ecco, partiamo da qui. Cosa vuol dire essere una cristallografa nel vostro rutilante mondo della fisica? Mandare dei raggi X su un qualsiasi elemento e di fatto fargli una foto, comprenderne la struttura. Ok, perfetto. Fare una foto, detto in maniera brutale, farci una fotografia. E lo puoi fare con tutto, di quello DNA, che c'è dentro, ai cristalli. Non la fotografia dell'esterno, ma la fotografia benissimo, di quello che c'è quindi dentro. Usare raggi X per fare delle foto, fondamentalmente. Ok, benissimo. E che c'entra col DNA? C'entra perché lì era il tempo in cui molti studiavano il DNA. Cioè tentavano di capire come potesse essere fatto questo oggetto. E diciamo la cosa fondamentale è che fosse una doppia elica. Se non era una doppia elica sarebbe stato un oggetto del tutto inutile per la nostra evoluzione, per la nostra costruzione. E questa cosa di fatto la poteva vedere solo lei aveva la capacità di fare quel tipo, perché di... servivano i raggi X, cioè serviva fare la foto con i raggi X, serviva farla da una persona che sapesse quello che stava facendo. Lei fu chiamata apposta perché sapevano che era la... lei fu che chiamata, era la, fu chiamata più... da questi gruppi per fare questo. Solo che poi si imbarcò in una lite furibonda, credo, con Wilkins. Ma lei diciamo, lei fu chiamata a lavorare con Wilkins, però erano persone diverse che non lavoravano bene insieme. Non si prende. Poi lei aveva un caratteraccio, quindi esatto. Insomma. Questo è quello che dicono, ricordiamo. Quello che dicono. E questo è stato il problema principale, perché poi, quando lei ha ottenuto la fotografia dell'elica, della doppia elica, in realtà poi l'ha fatta vedere a Wilkins. Che è questa la fotografia? Sì, che l'ha fatta vedere a Wilkins, e nel frattempo, siccome Watson e Crick, che sono i due scopritori, avevano disperato bisogno di questa prova, va bene, perché loro c'avevano una teoria, però come DNA. Potevano verificare però c'avevano la teoria, bisogno no? di questa prova, perché non potevano vendere questo prodotto, diciamo, senza avere la prova che quello che stavano dicendo era vero. E Watson aveva proposto alla Franklin di collaborare. Oh, finalmente. E la Franklin ha detto no, poi perché ovviamente bisognerebbe capire in che ruolo gli è stata fatta questa proposta, in che termini è stata fatta questa proposta. La morale della favola è che Wilkins ha regalato la fotografia
fatta vedere dell'elica di nascosto a Watson. Come senza fatta vedere dirlo, di nascosto? Senza dirlo alla Franklin. Cioè lui ha preso la foto della Franklin e l'ha mostrata a Watson e Crick. Erano esatto. Collaboratori lui e la Franklin, quindi lui ce l'aveva perché erano collaboratori. Capito, ma l'ha fatta vedere a Watson e Crick, neanche l'ha detto alla Franklin. Cioè, lui non l'aveva fatta la foto, l'aveva fatta la Franklin. E quindi Watson e Crick hanno visto la foto e hanno detto oh, ci avevamo ragione, queste sono due eliche, abbiamo vinto. E hanno pubblicato. Che la teoria della doppia elica. Poi lei un anno dopo ha pubblicato la sua foto che secondo lei in qualche modo corroborava la teoria della doppia elica, quando quelli la teoria ce l'avevano avuta prima. E avrà conferma, no, ma solamente dalla sua foto. Ovviamente il Nobel l'hanno vinto Watson, Crick e Wilkins. Quindi aspetta, il Nobel l'hanno vinto Watson, Crick e pure Wilkins. Sì. E lei no. E non no. È neanche stata ringraziata, ovviamente, neanche nelle motivazioni del Nobel, neanche lei. No, né nella Lectio Magistralis. Ma il vostro è un ambientaccio, non professore. Non è stata ringraziata, l'abbiamo già visto questo caso con Ann e Lise Meitner. Il problema è che Watson poi ha proprio scritto un libro in cui la diffama. È un po' impazzito Watson. Sì, Watson è impazzito. Watson è partito del cervello. Ha detto delle frasi razzistissime, tipo sì, recentemente. Sì, per carità, infatti questo dimostra anche il soggetto. Come dire, dimostra anche che se vinci un premio Nobel non è detto che... Cioè... Lo ricordiamo a tutti quelli online, se vinci un premio Nobel non è detto che sei infallibile poi. Puoi anche dire delle cazzate ancora, tante anche. Ecco, scusate la parentesi. Quindi scoperte... Però mi permetto, scoperte solo una conferma sperimentale di qualcosa che era stato già intuito, poi importante per carità, però... È vero. Ma cosa, gli esperimenti foto... a cosa servono se non per... Sì, sì, certo. Esatto. Se no possiamo fare tutte le teorie che ci pare, ma fino a che non lo confermiamo con gli esperimenti... Però quindi... è anche vero che Watson e Crick non avrebbero mai pubblicato quella cosa se non ci fosse stata quella foto, perché avrebbero raccontato una storia... Senza le prove. La rivista avrebbe detto, vabbè, una bella storia. Poi? Vabbè, insomma... Questo è un voto difficile, da 0 a 10, che voto diamo alle scoperte di Rosalind Franklin? Ammetto che è un voto difficile. Potete suggerire DNA se volete. È importante, uno può, cioè, possiamo disquisire se questa è la scoperta del DNA o no, insomma, questo. Però la li vedo in difficoltà, per la prima volta. Professoressa, è il momento delle decisioni irrevocabili. Sette. Cioè, mi sembra una media tra il suo contributo e l'importanza del... Un buon compromesso. Difficoltà della vita di Rosalind Franklin. Tremenda, perché è morta a 37 anni, probabilmente per le radiazioni che si era presa facendo i raggi X, il cancro alle ovaie, a tutte le cose. Aia. Quindi tanto. Sì. Un voto? Beh, 6-7 anche. Ma anche di più. 7 anche. 37 anni. 8. Un'ansia. 8. Andiamo rapidamente oltre. L'aneddoto. Un aneddoto su Rosalind Franklin. Triste anche questo. Beh, questa storia della foto mi sembra già un aneddoto abbastanza. Scegliete voi. Abbastanza se no votiamo quello. Altri sta pensando, professore? No. Che la prima foto è venuta con gli occhi chiusi. Non lo so, ma... Niente, vabbè, voto da 0 a 10 con l'aneddotica che abbiamo costruito finora. Beh, anche 7, secondo me, è una storia... Professore, d'accordo? Sì, sì. Una bella storia, professore. Cioè, che il tuo collega di lavoro fa vedere il tuo lavoro a qualcun altro che sta studiando la stessa cosa e qualcun altro... Più che aneddoto, lo chiamerei bastardata, ma... Che non è... Il cui insegnamento però non è che uno si deve tenere le cose nel cassetto chiuse. No, però almeno la chiedere. La scienza si fa in un altro modo, no? Vorrei dire... Quindi, però insomma, almeno non bisogna trarre l'insegnamento sbagliato da questa storia. Nel senso anche, cioè, perché lei per esempio non ha mai voluto collaborare con questa gente, andrebbe anche capito anche qual era però anche lei, insomma, l'epoca era diversa, lui. Insomma, chissà in che ruolo l'avrebbero voluta far collaborare, magari lei non voleva accettare un ruolo da sottoposta, chi lo sa, questi... Capisco perfettamente, 21 a 22 il punteggio, leggermente in vantaggio Rosalind Franklin. Adesso qui secondo me anche il pubblico è un po' in difficoltà, perché sono due storie interessanti lo stesso, scegliete la vostra preferita. Alzi la mano chi preferisce Dmitri Mendeleev. Attenzione, colpo di scena. Alzi la mano chi preferisce Rosalind Franklin. Mi tocca contare. No. Mo te tocca contare.25 per Dmitri Mendeleev, 19 per Rosalind Franklin. Quindi, giuro, ho contato. Ma non è che lui vale 10, l'ho contato lui, ma non è che vale 10. Quindi, Dmitri Mendeleev si prende il punto del pubblico. E allora, scusate, Dmitri Mendeleev, dicevo, si prende il punto del pubblico. Quindi,
per il momento si va 26-22, ma a questo punto c'è il dado per la prima volta da tirare in maniera decisiva. Ditemi stop voi. 27-26, passa in vantaggio, attenzione, perché Mendeleev però deve tirare il dado e se fa 1 andiamo in pareggio. Se invece fa 2 o 3 o 4 o 5 o 6 vince lui. Ditemi stop. 30-27, signori e signori, a superare il turno è Dmitry Mendeleev e quindi Rosalind Franklin, bye bye, hai perso. Quindi sono quasi fatti le semifinali, Rosalind Franklin ci saluta, passa Dmitry Mendeleev, siamo arrivati all'ultimo quarto, poi vedrete che le semifinali e le finali sono molto veloci perché si tratta di votare solo per una categoria e peraltro in qualche modo l'abbiamo già raccontata. Allora, ultimo quarto di finale, conosciamo gli ultimi due protagonisti di questo torneo, cioè John Bacall contro Vera Rubin. Cominciamo, professori, da John Bacall. Cosa ha scoperto questo simpatico personaggio? Come funziona il sole? Ha scoperto il funzionamento della stella? Cioè, come... il fatto che sorge e tramonta lo sapevamo dai tempi dei Sumeri. Hai presente la fusione, posso dire nucleare? La fusione nucleare, può dire nucleare, sì. Allora, dentro il sole succedono dei processi di fusione nucleare che alla fine di un percorso complicato fanno sì che questa stella abbia una sua temperatura, quella giusta peraltro per tenerci caldi a sufficienza, eccetera, eccetera, e sono fatti da una catena complicata perché prima c'è la fusione di un protone con un protone, poi la fusione di un protone con un elettrone e con un protone, poi ci stanno gli oggetti più complicati, poi alla fine si arriva al berillio, poi si arriva al boro, poi c'è un ciclo parallelo che è carbonio. Mi sono già perso mezz'ora fa, però comunque roba che si fonde insieme e sì, diventa qualcosa. Insomma, è tutto. Allora, tu fai un diagramma, dici questo succede, alla fine se ti sei sbagliato, come lo sai? Bravo, come lo sai? Non lo so. Ognuno di questi processi emette neutrini. Quindi ogni volta che c'è una fusione schizza neutrino, via un neutrino. Neutrino. Allora, questi neutrini arrivano fino a noi, così come ci arriva la luce. Sì. Va bene? Sì. Anzi, quelli servono pure a dirti che il sole è anche ancora acceso. I neutrini? Sì, perché ci mettono 8 secondi a venire. Quindi quando noi non vedremo più neutrini sappiamo che dopo 8 secondi arrivederci. Mi ha risposto, è inquietante, sa qualcosa che noi non sappiamo. C'hai 8 minuti per scrivere il testamento, per bene, chi, però? Ce la posso per fare, lasciarlo a chi? Infatti. 8 minuti. Allora, tu questi neutrini li puoi misurare e lui ti dice quanti sono e che energia hanno, va bene? Ora, il problema di Bacall è che... quando l'hanno misurato, lui era molto amico di Davis, l'hanno pensato insieme. Davis è un premio Nobel. Un premio Nobel. Hanno pensato insieme l'esperimento che poi Davis ha fatto. Davis ha misurato questi neutrini e ne ha trovati la metà. Di quelli che si aspettava. E perché? Perché ha misurato male. No, ha misurato lui ha misurato benissimo. Quello che hanno detto il per anni. Problema è che hanno c'era sbagliato una variabile al tempo sconosciuta, che i neutrini nel viaggio tra il Sole e noi si tramutano. In uno nell'altro, sono tre tipi i neutrini. E un neutrino diventa un altro, e questi ne contavano e due uno solo. Due dei tre però non li contavano. Non si vedono. L'esperimento che aveva fatto Davis era sensibile solo a uno. L'esperimento che aveva fatto Davis non li vedeva. Allora capisci che questo problema è stato un dilemma che si è trascinato per anni, è stato risolto negli 20, ultimi 30 anni. 10 anni, se vuoi, 15 anni. Attraverso esperimenti fatti in Canada, in Giappone, al Gran Sasso, e quindi alla fine è stato capito tutto. Il problema è che poi Davis comunque il premio Nobel l'ha preso, mentre Bacall non l'ha preso. No, cioè il suo modello del sole era giusto, semplicemente non includeva il fatto che includeva anche la presenza di tre neutrini. Cioè lui quanti neutrini uscivano dal sole l'aveva calcolato, l'ha detto perfettamente. L'esperimento però era sensibile solo a uno dei tre neutrini e quindi aveva misurato un terzo. Ho capito, ok, quindi lui la teoria l'aveva fatta giusta. Stavolta è l'esperimento, esatto. Mentre prima era l'esperimento che ha confermato la teoria. Non è che era sbagliato l'esperimento, all'epoca non si sapeva che i neutrini potevano trasformarsi uno nell'altro quindi non c'era motivo solo di pensare che stavi misurando solo una componente. Quindi se vuoi insomma...
non è carino, diciamo, che lui non sia mai stato riconosciuto questo. Però, professore, una domanda gliela devo fare. Prima l'esperimento, scusami, il Nobel ha vinto la teoria e non l'esperimento che lo ha confermato con il caso. Adesso l'ha vinto l'esperimento e non la teoria. E qui c'è qual quadra che non cosa, nel senso, allora i Nobel vengono assegnati un po' così, un po' a politica. La logica mi sfugge. Infatti, quando tu fai le predizioni di chi vincerà il prossimo premio Nobel, non ci azzecca quasi mai nessuno. Cioè, voi il premio Nobel a Parisi non l'avevate previsto, per esempio? Questo è un caso straordinario. Ah, beccati subito, come questo prova. È un caso straordinario, mettilo da parte. Perfetto. Voto da 0 a 10 alle scoperte, però, di Bacall. No, Bacall è fondamentale, come funziona il sole, mi sembra un oggetto da 8, 9. 8. 8, professoressa, 8 è d'accordo. Difficoltà della vita di John Bacall. Sembra bello paciarotto. Giocava a tennis, pare, in maniera spettacolare. Campione nazionale americano di tennis. E questo non mi sembra una grossa difficoltà. Questo è l'aneddoto. Quindi, ha avuto una vita tranquilla. Mi sembra una grande difficoltà. Tra l'altro poi ha anche... è stato uno di quelli che ha inventato il... come si chiama? Hubble Telescope. Quindi è stato... Ha contribuito anche a un serio, cioè a tante altre teorie, anche, cioè, per esempio la teoria di solito le galassie girano, sono tante stelle girano intorno a un centro attivo tipo un buco nero, questa è una teoria. E mi dispiace dirlo, ma essendo un uomo sarà stato anche riconosciuto, nonostante la mancata assegnazione del Nobel, comunque è stato considerato un fisico di tutto rispetto. Sì, era credo una persona molto riservata. Pagata, in un certo senso, non era un personaggio pubblico. Okay. Voto grande. Quindi alla difficoltà della vita? 6 è anche la mia vita. Non è che mi piaccia tanto questa cosa che se hai avuto una vita bella e felice gli dai 6 e se sei morto a 37 anni di tumore gli dai 9, però a parte questo tutto questo bene. Questo è il motivo per cui Jim Morrison è meglio di Povia, perché Jim Morrison ha avuto una vita complicata. Povia alla fine si è fatta la sua, vende le pennette USB con le canzoni. Allora, spaccava anche delle chitarre di grande valore. Povia spacca un'altra cosa. Veniamo agli aneddoti. Gli aneddoti su John Bacall. Questa cosa che non giocava a tennis. Quindi era un 4, un 3, giocava a tennis, era forte a tennis, era però pure mi zio. Forte a tennis, altro non ti so dire, guarda. 4. 8 5 4 fa 17, veniamo dall'altra parte. Vera Rubin, le scoperte della Vera Rubin. Beh, visto il campo in cui lavoro, Vera Rubin è stata una delle prime, non una delle prime, ok, la seconda dopo Zwicky negli anni 30 a trovare un'osservazione sperimentale che è una delle più grandi conferme, diciamo, della presenza di materia oscura nel nostro universo. Cioè lei ha osservato il movimento delle galassie, in particolare all'inizio quello della galassia di Andromeda, e l'idea è questa, detta molto semplicemente, esattamente questo è il disegno, cioè noi ci aspettiamo che le galassie ruotino come quella a sinistra, perché così è come ruota il nostro sistema solare, no? Quindi i pianeti più al centro ruotano più velocemente di quelli al bordo, perché la massa è concentrata quasi tutta nel Sole. Ah, quindi ci concentriamo sul bordo, dove effettivamente, lo faccio ripartire, si muovono più lentamente. Quella è la grafica a sinistra, mentre quello che lei ha osservato è quello che vediamo nel grafico a destra, ovvero che bordo e che centro delle galassie e la periferia si muovono più o meno alla stessa velocità, che c'è una velocità, diciamo, costante in funzione della distanza dal centro. E questo, diciamo, non è spiegabile se tu non ipotizzi che esiste una grossa quantità di massa che tu non vedi nelle stelle e che contribuisce alla massa totale di questa galassia. E che non sta al centro. E che non sta al centro, perché altrimenti, diciamo, se c'è una galassia, se ci fossero solo le stelle che vedi e ruotasse con questa velocità, si spaccherebbe, cioè, capito? Perderebbe i suoi bordi. Quindi lei ha intuito che tra quei puntini che noi vediamo che sono le stelle, c'è della roba che però non riusciamo a vedere. Esatto. Poi questa cosa è stata confermata su centinaia, migliaia di galassie, e questa adesso rappresenta una delle prove più, diciamo, più confermate non tanto l'esistenza della materia oscura, ma che c'è qualcosa, c'è una massa mancante nell'universo che noi non comprendiamo, che potrebbe essere un'altra particella, come potrebbe essere una nostra comprensione ancora parziale di come funziona la gravità. Quant'è sta massa? Poca roba? No, questa massa è la massa dell'universo, cioè nel senso rispetto, cioè la materia che noi conosciamo compone al massimo il 5% dell'universo, mentre questa materia oscura ne compone circa il 26-27%, quindi l'universo è dominato da questo tipo di materia di cui noi non abbiamo proprio idea di cosa sia. Quindi noi non sappiamo di cosa è fatto l'universo per la sua maggior parte. Assolutamente. Noi conosciamo a malapena il 5%, 26% è la materia oscura, il restante è energia oscura, che ne sappiamo ancora meno della materia oscura. E mi sembra aver capito, è anche un tema di ricerca molto
attuale. Quindi che voto diamo da 0 a 10 alle scoperte di Vera Rubin? Per me almeno 9 o 10, ma perché la cosa perché sto lavorando adesso. Appassionata, professore, medi questo 10. 9. No, 10 no, 9. 8. 9, 8. 8, 8, 8. Veniamo alla difficoltà della vita di Vera Rubin. A parte non aver preso il premio Nobel. Beh, comunque era una delle poche donne, diciamo, sì, che cioè, lavorava nel campo in questa epoca. Giocava a tennis con Bagol? Non credo. Non credo. Lei era una persona ovviamente molto, molto determinata e si è fatta strada in una carriera che non era esattamente per donne. Quella dell'astronomia e poi l'aneddoto te lo confermerà e, però insomma ha avuto, avuto una vita ragionevole, è morta 2 anni fa credo molto anziana, sì, nomina 16, insomma no, non ha avuto no, una vita, cioè, diciamo, ha dovuto lavorare in un campo prevalentemente dominato dagli uomini, ma questo però è comune a molti ai tempi, sì, di Mendeleev mi sa che le donne non c'erano proprio, purtroppo ne aveva due lui, ma per il resto nel suo mondo no, le donne erano le sue. Veniamo quindi a una difficoltà che è pari a quella di Bocò, di Bacal, quindi 5. Ho pronunciato in 8 modi diversi, però. Oddio, sì, ma forse no, un po' di più perché era comunque perché era donna. Quindi un 6. Decidete voi. L'aneddoto è forte perché lei è stata la prima donna a essere ammessa in un osservatorio astronomico di quelli dei grandi telescopi ottici, il mitico Monte Palomar, uh-huh. Monte Palomar, famoso, no? Come Palomar. No? E lui è andata lì. Dove si trova? Perché non ne ho idea, ho detto sì, ma evidentemente non ne ho Stati idea. Uniti, Stati Uniti Stati d'America. Stati Uniti d'America, perfetto, stavo per dire. E ovviamente, diciamo, il cielo quando è che si osserva? De notte. Ah, questa è la... Fuori fa un freddo tremendo perché questi osservatori sai dove stanno, no? Stanno in cima alle montagne perché non ci deve essere umidità, perché non ci deve essere rifrazione, tutte quelle cose lì. Fa freddo, insomma. E quindi lei è stata ammessa nell'osservatorio la notte, si è detto queste sono le chiavi dell'osservatorio, e questo è il telescopio, tanto tu sei brava, sai come funziona, andata lì. Cioè, sì, scusate, io dovrei andare al bagno, ora ha guardato, non c'è il bagno. Ma voi dove la fate? Fora? Ah, pensavo non c'era il bagno delle donne, no, non c'era proprio il bagno. Fatto una donna potesse andare in un osservatorio, era talmente fuori... Che vita selvaggia che fate voi astrofisici, che fate pipì nei boschi mentre quei fate... Maschi, però, perché... Quei maschi, certo. E quindi lei si è trovata piuttosto a disagio in questo... Hanno insomma... Hanno risolto in qualche modo, poi chiedo. Chissà se adesso a Monte Palomar c'è il bagno. Invece costruire il bagno. Beh, comunque appunto questo ti dimostra anche come... Insomma, davvero era l'unica donna in un ambiente dominato. Adesso ci sono i bagni, confermo, non ho visto Monte Palomar, ho visto un altro telescopio bagni. Di quella specie, i bagni sono bellissimi, funzionali, insomma. Quindi, anche divisi in uomo, donna, tutte quelle immagini. Professoressa, chiedo, partendo da lei, voto a questo aneddoto del bagno di Vera Rubin. Ma secondo me anche almeno un 6, un 7 ci sta, sempre perché racconta le difficoltà che avevano e che magari che continuano ad avere le donne in questo donne campo. Nel mondo della scienza, 7 siamo d'accordo. Siamo 17 a 21, un vantaggio netto per Vera Rubin, veniamo a voi e vedete se rovesciate il voto oppure no, alzate la mano se è il vostro preferito in questa sfida. Ultimo dei quarti di finale è John Bacall. Qualcuno c'è? Pensavo uno, due. Sono curioso perché sei appassionata di John Bacall? Perché ti è piaciuto John Bacall? Per il sole, giustamente siamo a 6. Alzate la mano se la vostra preferita è Vera Rubin. Bram, tutti quanti Vera Rubin. E quindi i 5 punti vanno a Vera Rubin, che direi non necessita di lancio di dado, ma lo facciamo per completezza. La partita si chiude con il punteggio di 30 a 21. Quindi, caro John Bacall, mi dispiace per te, ma hai perso. Questo vuol dire che abbiamo completato il quadro del primo turno del tabellone. In semifinale va Vera Rubin, che sfiderà Dmitry Mendeleev. Adesso andiamo rapidamente a concludere il torneo con la prima semifinale. Bisognerà anche votare per Marcello Conversi, che è qui, e Lise Meitner, qua. Bisognerà votare, adesso resetto anche il dado e il voto del pubblico, per l'ingiustizia, cioè quanto gliel'hanno fatta brutta a questi non dandogli il Nobel. Professore, questa è la domanda che vi facciamo, il voto da 0 a 10, dove 0 è, vabbè, alla fine no, ma se sono qui evidentemente un po' gliel'hanno fatta brutta, 10 è, gliel'hanno fatta proprio brutta non dargli il Nobel. Beh,
Partiamo da Lise Meitner. La differenza tra i due è che nel caso della Meitner lì c'è stato proprio, cioè, Robert tra virgolette rubato, cioè l'ha preso qualcun altro. Lei ha lavorato con Anne Strassman fino a quando è dovuta andare in Svezia. Con Anne per 30 anni fino al giorno che è dovuta andare in Svezia. Poi ovviamente l'esperimento l'ultimo non l'ha potuto fare perché lei stava in Svezia e Anne stava in Germania. Però gli ha spiegato lei. Questa mi pare già la prima ingiustizia è quella del Reich. Esatto, perché c'è andata solo perché era ebrea. Quello manco l'ha detto che la spiegazione gliela ha data Lise Meitner, insomma, qui mi pare veramente un caso stratosferico. 9, 8. Sì. No, 9. Quanto gliel'hanno fatta sporca a Marcello Conversi a non dargli il Nobel? Probabilmente di meno, nel senso che l'esperimento era estremamente importante, ma meno conclusivo da un certo punto di vista, no? Cioè, mentre lì è stata trovata la fusione nucleare, la fissione nucleare, che di fatto ha cambiato anche molta parte della storia moderna, anche in termini militari, in termini civili, in termini di energia. Marcello Conversi ha fatto un esperimento, diciamo, che ha dimostrato che una particella ipotizzata non era quella giusta, però poi manca un pezzetto. Forse l'importanza della scoperta di Conversi non è solo sua, è anche chi dopo ha interpretato questa particella e l'ha messa in un framework, in un quadro del modello standard. Quindi in un certo senso credo che in un altro mondo, diciamo, che fosse stato, se non ci fosse stata la guerra, forse avrebbero trattato meglio comunque. Quindi meno del 9 dato a Lise Meitner. Sì, io direi che, però io gli do 8 perché comunque è una cosa importante. Perché è italiano, professore, dica la verità, perché è un po' italiano, un po' patriota me lo è nel cuore. 32-32, però questo porta i due sulla parità, quindi potreste essere voi a decidere. Alzate la mano se la vostra preferita per questa semifinale è Lise Meitner, dopo tutto quello che avete scoperto. Vada, quanti? Alzate la mano se il vostro preferito è Marcello Conversi. Solo pochi. Quindi, signore e signori, il voto del pubblico va per Lise Meitner, che quindi si porta 5 punti in vantaggio, 37-32, ma c'è il dado, signori. Vediamo quanto fa Marcello Conversi con il dado, che va, lo ricordo, da 1 a 6. Ditemi stop. 36-37, mi dispiace, per un soffio non ce la fa. Quindi questa semifinale se la giudica Lise Meitner e caro Conversi, andrai tu in finale, ci va Lise Meitner, quindi questo è il tabellone, lei è la prima finalista. A questo punto rapidamente, seconda semifinale tra Mendeleev e Vera Rubin. Professori, siamo di nuovo qui. Dmitri Ivanovich Mendeleev e Vera Rubin, quanto gliel'hanno fatta sporca a Mendeleev a non dargli il Nobel, considerando che abbiamo dato 9 a Lise Meitner? No, gliel'hanno fatta sporca, sì, perché la tabella di Mendeleev non è un caso che si studi in tutte le scuole del regno, come si dice. All'elementari, penso. Si studia praticamente alle elementari, e gliel'hanno fatta soprattutto sporca perché non è semplicemente una classificazione di quanto si sa, ma è una capacità di predizione su quello che manca. Quindi vai a cercare un elemento che ha delle proprietà che io ti sto dicendo e che non abbiamo ancora visto, perché nessuno si è messo a cercare in quell'angolo. Ha fatto una mappa delle scoperte chimiche degli anni successivi, in qualche modo. In qualche modo la mappa ha detto, del tesoro. Ha detto cosa si doveva andare a cercare. Quindi è un esperimento. Ma anche in qualche modo proprio, cioè, le proprietà degli atomi sono caratterizzate comunque da dove si possano. Comunque la porcheria che gli hanno fatto, adesso sulla bigamia non entro, però la porcheria che gli hanno fatto è che poi quello che ha scoperto il lantanio gli hanno dato il premio Nobel, e a quel punto manco ci hanno ripensato. Dice che, no, si può che dare il Nobel postumo? Sì, si può dare. No, comunque era vivo, credo. Però era vivo quando poteva. No, gli hanno proprio fatta, nel senso che non... Cioè, quindi in questo caso in qualche modo l'hanno dato un altro, non per la scoperta che ha fatto lui, però era grazie a lui. Mendeleev l'hanno nominato varie volte, all'inizio dice ma che è sta roba, poi alla fine ha detto vabbè, ma ormai questa è una roba di 20 anni fa. Cioè, quindi gliel'hanno fatta abbastanza sporca. Che voto, professoressa? 7, secondo 7, me. No. D'accordo, professore? Sì, io gli darei 9, quindi farei 7 e 9, la media 8. È 8, direi, quindi facciamo così e andiamo a 8. Quanto l'hanno fatta sporca Vera Rubin a non darle il Nobel? Ma secondo me, se posso dire, forse uno dei motivi è anche perché, cioè, ancora non abbiamo capito che è questa materia oscura. Esatto. Cioè, lei ha osservato questo diverso comportamento che è inaspettato, che al momento non sappiamo spiegare se non assumendo l'esistenza di questa materia oscura, o magari assumendo che non abbiamo capito come funziona la gravità. Quindi forse potrebbe essere che non abbiamo capito la legge gravitazionale, quindi non c'è nessuna materia. Non funzionano le forze. È un indizio estremamente importante di qualche cosa che non capiamo.
tuttavia non è la spiegazione di qualche cosa. E non è l'unico indizio che c'è questa parte mancante dell'universo, nel senso ce ne sono stati altri, anche da altri scienziati, sia prima che dopo di lei, che puntano sempre nella stessa direzione. Però non abbiamo messo un punto, come dire. Esatto, quindi forse in questo senso è un po' meno ingiusto il fatto che non le abbiano dato il Nobel. Magari quando capiremo cos'è la materia oscura potremmo però ormai avere, è morta. Però ormai è morta. Voto? 6. Quindi siamo 27 a 29. Tornate in campo voi, gentile pubblico in sala. Alzate la mano se il vostro preferito è Dmitri Mendeleev. Mendeleev piace un sacco. Mendeleev piace. Sta faccia sì. da Rasputin. Mendeleev piace. Alzate la mano invece se la vostra preferita è Vera Rubin. Sempre un po' bastian contrario, signore, l'ho notata, però va bene così. Solo 2 voti per Vera Rubin, cara Vera, non ti prendi tu i 5 punti del pubblico, se li prende Dmitri Mendeleev, che quindi va 34 a 27, di nuovo inutile il lancio del dado stavolta, ma lo facciamo lo stesso per completezza. Caro Mendeleev, con 40 a 31 sarai tu ad andare in finale. Quindi, signore e signori, possiamo ufficialmente dire che la finale del torneo tra gli 8 Nobel mancati vedrà da una parte Lise Meitner e dall'altra Dmitri Ivanovic Mendeleev. Professori, vi aspettavate questa finale? No, non lo so. Io non mi aspettavo Mendeleev in finale, però sono contenta. Contenta, allora... Okay. No. La parte, Meitner sì, perché a parte comunque... che assomiglia a Rasputin, ma tutto il resto va bene. Sì. La Meitner un po' sì, perché è una delle storie forse noi speriamo anche che da qui poi possiate andare ad approfondire le storie di queste persone e scoprire da sole altre cose che sicuramente trovate in rete. La finale del torneo prevede la sfida fra Lisa Meitner e Dmitri Mendeleev. Professori, si vota sulla quinta categoria. Sorpresa, sorpresa, la quinta categoria è la cinematografabilità. Ho dovuto fare degli allenamenti di un mese per riuscire a dire questa parola. La cinematografabilità tra Lisa Meitner e Dmitri Mendeleev. E qui usciamo un po' dal vostro campo, che è strettamente quello scientifico, ma vi chiedo comunque di dirmi, secondo voi, un film su Lisa Meitner quanto mi funziona nelle sale e soprattutto, se volete, chi interpreta Lisa Meitner? Ah, questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda. No, secondo me funziona perché è una storia cinematografabile fondamentalmente. Beh, lei che deve scappare, che la guerra. Sì, dai, la cosa, l'ebrea, l'austriaca, l'Anschluss. Però non finisce bene. La foresta annevata, la fissione. L'happy end funziona solo nei film americani, quindi adesso mica è un film americano, siamo in Italia. E vi lasciamo anche con questa velo di amarezza, che la vita non ha un happy ending, tranne in alcuni centri massaggi. Che voto diamo alla cinematografabilità di Lise Meitner? Secondo me 8. Cioè, 8? Si fa un bel film. 8, un bel film interpretato da chi? Da Ferilli. Da chi? Mortacci loro, me mannano in Svezia. Dalla Ferilli. Non credo. La Ferilli. Ci vedo. Chi? Avete idee, pubblico? Elena Sofia Ricci, se fosse un film prodotto da Rai Fiction. No? Scarlett Johansson, noi la Peppa. No, Emma. Charlize Theron potrebbe essere, sì. Ce la vedo un po', Charlize Theron. 8, siamo a 40. Dmitri Mendeleev, quanto è cinematografabile la sua storia? Beh, se non la confondiamo con quella di Rasputin, forse fa. Non lo so, la famiglia 17. La bigamia, certo. Verrebbe un film russo, verrebbe. No, però la bigamia qui va a favore della cinematografabilità, no? Perché poi bisognerebbe anche. Anche la vodka, effettivamente. Anche sì. La vodka, no? Cioè, voglio dire, questo. Ma anche la. Guardatelo, cioè anche lui, no? Sì. È comunque un personaggio. Chi lo interpreta? Anthony Hopkins. Ma anche come si chiama lui, toscano, che ha fatto il film con Verdone? Benvenuti, Alessandro, benvenuti. Con la barba un po' cresciuta ce lo vedo. Ma comunque guarda, secondo me sono veramente due personaggi entrambi cinematografabili. Sì. Però una anche se con uno stile molto diverso. Una storia di spionaggio. Quella che scappa. Poi la seconda guerra mondiale funziona sempre da paura. L'altro è più un film, capito? Lo scienziato pazzo russo con due mogli che nel laboratorio fa la vodka sotto casa. Tipo diverso. È una porcata comunque. Per la regia del maestro Sergei Eisenstein, sai, la corazzata potiamo anche in quel mondo lì. Che voto diamo a Dmitri Mendeleev per la sua cinematografabilità? 7.
7, un po' meno della Meitner. Sette. Attenzione signori, siamo arrivati dunque alla fine del torneo, ma manca il vostro voto. 40 per Lise Meitner e 36 per Dmitry Mendeleev. Adesso vi chiedo di votare col cuore. L'ultima volta che alzerete le vostre mani, alzate la mano, è una scelta difficile. Se la vostra preferita, o meglio, il vincitore o la vincitrice del torneo per voi deve essere Lise Meitner. Sulle mani. Fermi che vi conto. Dice? Alzate la mano se pensate che il vincitore debba essere Dmitry Vodka Mendeleev. Signore e signori, il voto del pubblico va a Lise Meitner. Meitner, non mi ricordo più come si pronuncia, ma l'ho pronunciato finora, quindi va bene. È inutile tirare il dado, quindi stavolta neanche lo facciamo, perché signore e signori, abbiamo il vincitore, o meglio la vincitrice del torneo. Caro Mendeleev, tu hai perso. Nel tabellone la vincitrice risulta essere Lise Meitner. Io spero che quantomeno questo vi sia servito per conoscere degli scienziati, magari poco famosi, poco noti, ma che adesso conoscete un po' di più. Io vi ringrazio molto per aver partecipato al torneo, ma vi chiedo un grande applauso per i due relatori che hanno giocato con noi, Fernando Ferroni e Elisabetta Baracchini. Lise Meitner è la campionessa del torneo dei Nobel mancati. Io ringrazio il Festival delle Scienze. Prima un commento, lo abbiamo in qualche modo già fatto. Professore, ha vinto Lise Meitner, adesso ce lo può dire. Per chi tifava lei all'inizio del torneo? No, lei sicuramente era una dei miei due preferiti. E l'altro? Vabbè, sono affezionato a Marcello Conversi perché mi ha fatto da professore. Professore, è stato allievo di Marcello Conversi? Beh, diciamo che mi ha fatto le lezioni di fisica superiore e poi abbiamo avuto alcune interazioni successive molto gradevoli. Apprezziamo il fatto che non l'ha detto per non influenzare il voto del pubblico. Professoressa, cosa ne pensa della vittoria di Lise Meitner e per chi tifava? Adesso ce lo può dire. Anch'io in parte tifavo per Conversi, non ce l'ho avuto come professore perché sono un po' più giovane del professore. però io ho avuto lui come professore. Ah, quindi per proprietà transitiva. La proprietà transitiva è che lei è stata mia studentessa. Quindi esatto, quindi vale anche lui. Sia perché la storia di Conversi, sotto questa cosa di continuare, nonostante la guerra, a portare avanti questa cosa, non... perché è il modo di mantenersi attaccati alla normalità, la trovo una storia bellissima. E poi comunque Conversi è uno dei fondatori della scuola di Roma di fisica, di cui sia io che il professore siamo allievi in fondo, quindi io in parte quello che so è anche grazie alla scuola che Conversi ha fondato, per questo io... Grazie mille al professore, alla professoressa Baracchini e Ferroni, grazie davvero. Noi vi ringraziamo il Festival delle Scienze di Roma, vi invitiamo a vedere il programma del Festival che continua con gli altri eventi. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguiti online, da Francesco Lancia è tutto, grazie a Gran Sasso Science Institute, buonanotte, ciao a tutti!